del Rettore della Sapienza per la mobilità internazionale e coordinatore Erasmus di questo Ateneo. Quindi ho molta esperienza con progetti internazionali, soprattutto di mobilità internazionale, ma anche, diciamo, in altri settori. Quindi mi fa molto piacere essere qui con voi, partecipare a questo corso. E prima appunto di cominciare a entrare nel vivo del tema che ho concordato con l'organizzazione, come sapete, il tema di oggi è l'Erasmus come storia europea di successo, quindi un tema ampio. Voglio cercare di usare proprio l'Erasmus come un esempio, in qualche modo, di un progetto di grande importanza, di grande risonanza per l'Europa e quindi vedere come, partendo da questo, possiamo poi dire molte altre cose. Insomma, vorrei cercare di fare in modo che questa, appunto, mia visita in questa vostra bellissima città sia utile, insomma, che si possa condividere con voi la mia esperienza e, insomma, cercare, ecco, di aiutarvi magari a sviluppare le vostre idee, i vostri progetti, eccetera. Per fare ciò, vorrei intanto chiedere a voi proprio due parole su chi siete, ciascuno di voi, se mi dice qual è il suo background, quali sono i suoi studi progressi, cosa sta facendo adesso, cosa vorrebbe fare in futuro. Questo mi aiuta a capire un pochettino, insomma, chi siete, perché una delle regole fondamentali, diciamo, di una presentazione è sapere a chi si parla, cercare di modulare, no, la presentazione in base all'audience, altrimenti si rischia di fare dei monologhi che poi risultano molto noiosi e praticamente inutili. Dato che, insomma, io ricordo, insomma, i tempi in cui avevo la vostra età, li ricordo ancora, insomma, mi capitava a volte di andare a seminari assolutamente inutili, perché chi parlava in effetti parlava a se stesso più che agli altri. Quindi mi farebbe piacere, appunto, solo due parole, posso passare quindi questo microfono a voi, perché loro hanno bisogno per la diretta di avere il microfono, quindi anche se ci sentiamo molto bene senza, ma è importante parlare attraverso il microfono. Sì. Allora, Marco, 30 anni, ho una laurea in relazioni internazionali che ho conseguito all'Università di Bologna e poi in seguito ho fatto un master a Roma alla Business School del Sole in management dei progetti internazionali. In seguito ho fatto esperienze sia di formazione che di stage nell'ambito soprattutto della progettazione comunitaria e sono qui per approfondire la conoscenza principalmente su questi due programmi europei della prossima programmazione. Cerco di aumentare un po' le mie conoscenze e competenze in questo settore. Stage in Italia o Sì, sei in Italia stato mai principalmente. all'estero? Hai fatto mai un'esperienza all'estero? Sì, per un corso di formazione sempre in neuroprogettazione a Bruxelles, un mese. Di un mese. No, non L'Erasmus l'Erasmus, per esempio. non ho avuto Perché modo, no? purtroppo. Ma diciamo un errore di valutazione che ho fatto durante il corso universitario, insomma. E Forse non una delle poche cose che avrei voluto fare e mi dispiace che non ho fatto. un Leonardo, ad esempio, un progetto Leonardo dopo la laurea, non ci hai pensato, non potevi. Poi ho preso altre strade, quindi. Ok. E conosci le lingue? Conosci l'inglese? Sì, bene o male quando l'inglese Bene. me la cavo abbastanza, diciamo. Bene, bene. Scusate questo interrogatorio, No, ma appunto per fa bene a capire, chiederlo, insomma, sì. meglio. Ok, però così possiamo. Quindi ecco, sapete che vi chiedo anche questi due elementi, Grazie, se li potete vale. aggiungere, se avete fatto un Erasmus, stage all'estero e conoscenza delle lingue. Ok, io sono Cristian, ho 27 anni, io mi sono laureato qui a Lecce in comunicazione linguistica interculturale, lingue, e poi a Siena in scienze internazionali e diplomatiche, quindi in scienze relazioni internazionali, insomma. E io ho fatto un'esperienza Erasmus in Inghilterra di un anno, e ho fatto In quale Leonardo, università inglese? Salford, vicino a Manchester, l'università. Quanti crediti hai ottenuto da quell'esperienza? Allora, 5 per 10, 50. 50 crediti, quindi 50 e crediti, sono stati riconosciuti tutti senza problemi, te li sì. Sì, hanno tutti riconosciuti? riconosciuti senza problemi, anzi ne avevo in più e quelli sono Che rimasti quello. come extracurricolari, Ok, diciamo, in un ok. certo senso. E, sì, è andato Quindi tutto l'inglese lo parli bene, perfettamente. sicuramente Sì, ormai sì. conosco l'inglese, il francese, il tedesco, lo spagnolo. Ovviamente. E cos'altro? E ho fatto Leonardo in neuroprogettazione in Romania, sono 3 mesi, e più Quale poi università? Era sì, l'ho un'azienda? fatto con, Era in un certo un'organizzazione? senso mi sono appoggiato all'università di Targu Mureș, Petru Maior, e poi mi sono, come dire, ho fatto la collaborazione con un'organizzazione lì,
di Capro Europa. Poi abbiamo sviluppato uno scambio giovanile che è stato realizzato adesso a settembre, quindi abbiamo scritto, insomma, creato e realizzato. E poi ho fatto altre esperienze in scrittura di sempre in aeroprogettazioni con programmi Europad e altri. E cos'altro? Bene, sì. Un bel profilo, interessante, complimenti. Bene. Grazie. Mi chiamo Fabrizio, 29 anni, sono laureato in geografia e processi territoriali all'Università di Bologna e successivamente ho svolto un master in aeroprogettazione alla Wistro University di Varsavia. E ho svolto Erasmus Irlanda, Università di Cork, successivamente... Bello, anche una bella città, molto, molto viva, no? Sì, molto viva. È molto, una città molto attiva anche nella vita sociale, no? Sì, è vero. Anche a livello economico abbastanza viva. E ho svolto anche un altro Erasmus, l'Erasmus Mundus in Ucraina, a Kiev. Bene, come esperienza di lavoro... E nel campo della progettazione, ho lavorato presso un'azienda di consulenza, la Cosmo Strategio, che si occupa tuttora di reperire fondi per il movimento esperantista italiano. Ho svolto uno stage a Parigi. Stage. Che diciamo anche se in Italia diciamo stage, in realtà sai, in inglese stage vuol dire un'altra cosa, quindi dobbiamo usare, o usiamo diciamo, l'espressione placement o tirocinio, io amo molto l'inglese, ma poi quando usiamo diciamo le nostre lingue dobbiamo essere, ma si sente spesso in televisione, quindi non è un problema. Successivamente ho svolto un Leonardo in Portogallo. Ah, caspita, quindi avete una bella esperienza su tutti quanti. Bene. Abbastanza. Sì, complimenti. Grazie. C'era il Bolognino, che tanto ringrazio perché è stato il mio contatto, insomma, è stata lei appunto a invitarmi, quindi con piacere sono qui. Grazie a lei al suo invito di aver accettato. Io sono Selene Bolognino, sono laureata all'Università di Roma, La Sapienza, in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali. Durante il mio percorso di studi universitario ho vissuto 2 anni a Madrid. Dove ho lavorato e insomma seguivo comunque gli studi a Roma, non ho mai cambiato università. Però per scelta di vita ho deciso di fare questa esperienza di 2 anni a Madrid, dopodiché ho fatto anche l'Erasmus, 8 mesi a Lisbona. Ho fatto un progetto Leonardo in Irlanda del Nord, a Derry. E ho lavorato nel Sinn Féin, nel Partito Cattolico Nord Irlandese, e poi ho proseguito l'esperienza dopo i 3 mesi a Belfast, dove ho lavorato sempre con il partito politico Sinn Féin nel Parlamento Nord Irlandese, lo Stormont di Belfast. Altre esperienze all'estero. Ho deciso di ritornare a casa, insomma, di mettere su l'associazione. Ci siamo occupati di programmi europei sin dall'inizio, da 2 anni a questa parte, e quindi un po' per mantenere questo contatto con l'estero, che era per me ormai faceva parte della mia personalità ormai, no? Comunque. E quindi diciamo abbiamo iniziato con gli scambi europei, con il programma Gioventù in Azione, ci siamo sperimentati su vari bandi anche regionali e quindi diciamo questa iniziativa nasce proprio per migliorarci in questo campo e quindi continuare questa strada. Bene, complimenti, anche te, un bel profilo. Come mai, posso chiedere, questo interesse appunto per il Sinn Féin era proprio un interesse specifico o è capitato? Allora, io sono andata lì con un Leonardo e quindi diciamo volevo sicuramente fare qualcosa che fosse attinente a quello che era stato il mio titolo di studi, quindi scienze politiche, relazioni internazionali. E quindi c'era una serie di opportunità e io ho scelto quella proprio perché... Per vedere, ero curiosa di sapere anche perché praticamente in realtà
al di là degli studi teorici all'università, non avevo mai fatto niente, non ero mai stata a contatto con un team di lavoro che si occupa di un partito politico o in Parlamento. Detto questo, io in realtà in Irlanda ho, diciamo, l'esperienza che ho fatto mi ha portato a conoscere soprattutto persone che provenivano da quelli che erano stati quello che era il periodo dei Troubles, che comunque lavoravano all'interno del partito, e quindi, diciamo, è stata più che competenze tecniche su quello che può essere quelle che possono essere le attività all'interno di un partito o la segreteria o all'interno del Parlamento di Belfast. Devo dire che l'esperienza più forte è quella, diciamo, è stata la conoscenza storica che ho avuto conoscendo le persone che poi vi hanno partecipato. Quindi, ecco, dal punto di vista proprio della mia esperienza personale, più che competenze lavorative acquisite durante la mia esperienza in Irlanda, è stato proprio molto forte. Esperienza politica, diciamo, in questo caso. Hai proprio del difficoltà a inserirti, cioè, nell'ambiente di Belfast, perché io conosco la città molto bene. Sì, allora, Derry e più Belfast che Derry sono comunque città molto chiuse, cioè nel senso che si vede molto bene ancora questa differenza tra cattolici e protestanti. E, ne dico una, ho conosciuto dei ragazzi protestanti che non erano mai stati nel centro di Derry, che è comunque un centro molto piccolo, poiché è cattolico. Quindi non c'erano passati neanche per sbaglio. Quindi questo si sente, più a Belfast che non a Derry, però ancora c'è abbastanza, si odiano abbastanza, insomma, tra le due fazioni, tra cattolici e protestanti, c'è comunque abbastanza astio. Grazie. E questo, per esempio, è interessante, adesso non c'entra direttamente con quello che volevo dire, però trovo questo spunto per parlare, insomma, dell'Europa in generale. Per esempio, l'Italia, secondo me, invece ha fatto delle scelte molto buone per risolvere i problemi che avrebbe potuto avere, che tutto sommato poi non abbiamo avuto, con le zone, appunto, ovviamente l'Alto Adige, pensiamo, insomma, alla Valle d'Aosta, cioè pensiamo a quelle situazioni in cui ci sarebbe potuto essere. Infatti c'erano stati dei problemi negli anni 50, insomma, delle... Sapete, qualcuno di voi che ha fatto magari, appunto, degli studi specifici, magari ne sa anche più di me, sarebbe potuto essere un problema. Tutto sommato l'abbiamo risolto bene, cioè l'Italia è un paese che ha integrato bene queste comunità, loro ancora, diciamo, ovviamente ci sono a volte problemi linguistici, c'è qualche lotta, ho sentito recentemente lotta sui cartelli in tedesco o in italiano, ma insomma piccole cose rispetto a quello che è successo in Spagna, appunto in UK, eccetera. Quindi, ecco, pensiamo che a volte i problemi possono essere prevenuti, cioè si possono essere delle scelte, magari anche con delle politiche fiscali, tutto sommato, perché poi l'Alto Adige ha avuto dei grossi vantaggi fiscali, sono regioni ricche, eccetera. Però tutto sommato anche questi piccoli vantaggi sono stati meno onerosi per il paese di quanto non sarebbe stato a livello economico, sociale, politico, umano. Non so, ecco, questo è un elemento che mi riallaccio a quello che diceva lei. A volte la prevenzione, questo in generale secondo me nel mondo, è meno costosa e più efficace poi della terapia. Io sono, tra l'altro, sono un farmacologo, per cui, diciamo, questo concetto ci credo molto. Quindi se noi riuscissimo nel mondo ad avere sempre delle politiche così profilattiche, anche generose, cioè a volte una generosità poi paga in qualche modo, cioè non attaccarsi magari a queste piccole cose, cioè senza ovviamente ridurre a o semplificare, ecco, un problema come quello che hanno avuto in Nord Irlanda, che sicuramente è molto complesso e difficile da risolvere. Però, ecco, quando si innescano quelle dinamiche così poi violente, eccetera, ovviamente è molto difficile uscirne, perché poi chiunque ovviamente ha, insomma, uno spunto, ripeto, interessante, perché mi ricorda, ripeto, che l'Italia invece per una volta, secondo me, è una best practice, cioè abbiamo, tutto sommato, non abbiamo avuto negli ultimi 50 anni o forse più problemi particolari con queste regioni che invece in qualche modo potevano crearlo. Grazie. Andiamo avanti. Sono Daniela,
Ho 34 anni, sono laureata in Scienze Internazionali e Diplomatiche alla Facoltà di Scienze Politiche di Forlì, che appartiene all'Università di Bologna. Sì. Subito dopo la laurea ho lavorato presso il Punto Europa, che è un centro di formazione europea dell'Università di Forlì, e mi sono occupata in particolare di un progetto di promozione della cittadinanza europea nelle scuole della provincia di Forlì Cesena. Successivamente ho svolto un anno, lavorato presso una ONG di AVSI di Cesena, e mi sono cominciato ad occupare di progettazione, in particolare appunto cooperazione allo sviluppo. Poi ho fatto un master in progettazione formativa in ambito europeo, di cui poi è scaturito un tirocinio che ha poi mi ha portato nell'ente presso cui lavoro, UNISCO, che è un ente di formazione accreditato presso la Regione Puglia. In questa associazione mi occupo in particolare della progettazione, seguo più da vicino la progettazione europea, per cui naturalmente sono interessata anche agli sviluppi della programmazione europea, avendo lavorato finora in particolare con i programmi del Lifelong Learning, Gioventù in Azione e altri, insomma. Quali in particolare dell'LP? Leonardo, in particolare un TOEI, l'ultimo che abbiamo presentato, okay. Un TOEI, che purtroppo nonostante abbia ricevuto un punteggio molto alto, però abbiamo visto che insomma la competizione è molto forte, sì. Quindi anch'io, io ho un progetto Leonardo che coordino io nel settore farmaceutico, è sempre difficile avere sì. Però altri, forse quelli per le scuole, ne fate anche per le scuole? No, però appunto, perché diciamo che questa è stata prima esperienza. Abbiamo accolto per esempio una tirocinante, quindi abbiamo seguito un progetto di Erasmus Placement, abbiamo accolto una tirocinante dall'università polacca, da un'università polacca, quindi io l'ho seguita da vicino. E promuovete il placement in entrata? Cioè, nel senso, queste organizzazioni, voi sapete che molte di queste organizzazioni, anche le stesse associazioni, possono essere delle strutture di accoglienza per il placement. Voi cercate di promuovere questo? Allora, questo in realtà, questa occasione è arrivata per caso, cioè è stata questa studentessa che ha intercettato noi, di qui poi l'approfondimento sul programma, che onestamente io personalmente non conoscevo, limitandomi appunto al programma Erasmus. Però, perché che è simile a Leonardo, cioè l'Erasmus sì, esatto. Placement, diciamo, è cominciato nel 2007 e prima era Leonardo, quindi chi conosce Leonardo in realtà poi l'Erasmus Placement è abbastanza simile, se vogliamo, sì, come sono stage per studenti, cioè sì. Fino al 2007, dal 95 al 2007 Leonardo organizzava stage per studenti e per laureati, poi dal 2007 in poi si sono divisi in due fondamentalmente, quindi non è difficile. Sì. Però quello che dicevo è che appunto a volte trovo che l'Italia non promuove abbastanza le proprie strutture, per cui appunto ci sono queste mail che io le chiamo floating, no? Che galleggiano, che girano un po' per l'Europa, però se uno promuove invece magari comunicando alle università straniere, per esempio è disponibile uno stage con un work program, con una descrizione, capito? Allora magari sì. Chi cerca dice, però non è male, magari vado a Lecce per 6 mesi e fare questo, capito? Cioè sì, un po' di promozione sarebbe utile. Quindi direttamente presso le università, rivolgendosi a... Perché no? Perché le università hanno le borse, per cui molte volte è il problema opposto, cioè noi appunto come università abbiamo le borse, poi a volte i nostri ragazzi non sanno esattamente dove andare. Quando ci arrivano queste email dalle organizzazioni straniere, comunque le archiviamo e poi le forniamo ai ragazzi. Quindi se uno dice, se ha una descrizione, dice siamo un'organizazione XY, eccetera, offriamo questo tipo di formazione, poi ovviamente deve essere molto seria la proposta, insomma. C'è una procedura particolare o semplicemente una
No, semplice mail, semplice mail di, sì, perché poi a quel punto, di disponibilità. Sì, considera che le istituzioni attualmente che hanno l'Erasmus Charter, no? Sapete tutti sì, cos'è l'Erasmus sì. Charter? Cioè è un po' la patente che comunque un'università deve avere per poter fare scambi Erasmus. Cioè non tutte le istituzioni universitarie del mondo, o comunque quelle europee, hanno questa possibilità di fare scambi Erasmus. Tutte quelle più importanti ovviamente lo possono fare, e per farlo devono fare un'application periodicamente per un documento che si chiama Erasmus Charter, e appunto, ripeto, è come una patente per dire tu sai guidare, però se non hai la patente non puoi guidare legalmente, quindi non è solo una valutazione della competenza, ma è proprio un atto legale. E quindi diciamo queste università sono pubbliche, cioè si sa quali sono le università in Belgio, in Francia, in Germania che hanno la possibilità di fare scambi Erasmus. Quindi voi stessi potete magari con pazienza trovare questi indirizzi email dei referenti relazioni internazionali di queste università, preparare un bel documento e mandarlo a 100, 200, 1000, quante ne volete di università, e sicuramente qualcuno vi risponde. Non tutti vi risponderanno, però qualcuno vi risponde dicendo a Lecce è disponibile. Quindi questa è una maniera per internazionalizzare sì. le vostre strutture, e a costo diciamo limitato, perché poi la persona viene con la propria borsa sì, sì. e tutto sommato poi Lecce è una bellissima città che costa anche un pochino meno magari rispetto ad altre città come Roma, Bologna, Milano, eccetera. Quindi tutto sommato con una borsa placement che sono circa 500 euro, diciamo, no? Più o meno 600 a seconda del... Insomma, è una borsa, non è molto alta, però magari se uno divide una stanza, sì. un piccolo appartamento, magari a lei cioè, ce la può fare a vivere, insomma, con un piccolo, no? Sì. Questa può essere un'idea. Un e anche spunto. Stessa cosa, anche a volte lo staff, cioè lo staff training, appunto persone che poi vengono, per esempio, sono persone che lavorano negli uffici, per esempio, di queste università straniere, quindi lì potreste collaborare con l'Università del Salento, che è ottima peraltro, l'università che c'è qui a Lecce, e è andata appena in pensione la responsabile relazioni internazionali, non so se la conosceva. Sì, esatto, è appena andata no, in pensione, quindi non so se collabora ancora con l'ufficio, io appunto la conoscevo, la conosco ed è una persona molto brava. E quindi per esempio è un bel ufficio quello relazioni internazionali, per cui magari anche con loro potreste cercare di collaborare e quindi tramite la loro rete anche mandare queste email ai partners dell'Università del Salento, quindi dire no, l'università stessa si fa promotrice magari di attività sul territorio, noi insomma, lo facciamo a Roma, questo tipo di cose. Okay, grazie. E quindi ecco, tu hai detto, scusa, mi sono perso, hai fatto l'Erasmus fuori? No, non ho fatto l'Erasmus nel Leonardo, però durante la mia esperienza professionale, ora spesso mi capita di andare all'estero, per esempio anche per, abbiamo fatto a gennaio una visita, una visita preliminare appunto per la presentazione del bando TOI presso un nostro partner a Londra. A dicembre sono stata in Irlanda, a Dublino, per una visita studio dove ho incontrato altri rappresentanti di altre organizzazioni che lavorano nell'ambito dell'educazione e della formazione professionale. Quindi questo diciamo che adesso il mio lavoro mi porta a viaggiare. Quindi l'inglese lo parli bene sicuramente? Sì, sì, sì. Anche proprio grazie a questa esperienza che abbiamo fatto io e un'altra mia collega in due posti diversi, abbiamo fatto una candidatura nostra di una nostra visita di studio per accogliere altre organizzazioni europee e ci è stata accolta, per cui a maggio avremo credo una decina di organizzazioni. Il tema è l'imprenditoria, la promozione dell'imprenditoria giovanile, perché noi tra le altre attività di formazione facciamo molto promozione della autoimprenditorialità, per cui diciamo è un tema su cui abbiamo un know-how che appunto vogliamo
oltre che trasferire, anche condividere con altre. Ci sono vari premi europei, no? Come sapete, sì, per esempio, infatti, di entrepreneurship, no? Partecipate a questi premi? Allora, cioè, normalmente sì, ma soprattutto li segnaliamo anche ai nostri corsisti, ex allievi, cerchiamo di dare più ampia diffusione, perché spesso, quello che è la mia esperienza, sebbene l'informazione sia molta da parte anche dei molteplici siti, però molta gente, molti ragazzi anche non sanno dove reperire le informazioni, quindi molto spesso mi capita di avere richieste di informazioni, per esempio riguardo il Leonardo, che per la verità una cosa che ho notato, manca un sito, comunque un punto di riferimento che raccolga tutti i progetti aperti. In realtà c'è la pagina dove c'è. Soltanto che non è molto dettagliata, c'è solo la lista dei progetti approvati con il nome del referente. Infatti io ripeto, essendo in quella lista perché coordino uno di questi progetti, mi scrivono dei ragazzi dicendo appunto sono interessato al suo progetto, cioè perché sulla pagina l'ISFOL non mette molte informazioni, però c'è questo su leonardo.net, no? Però non è molto definito. È una questione anche di chi è magari ha detto ai lavori, sa come trovare. Invece spesso questo è vero. Anche con i ragazzi capitano per caso delle cose. Grazie anche a Facebook, devo dire, circolano più informazioni. Però spesso A Eurodesk seguite l'Eurodesk tutti quanti, la newsletter? Sì. No. Eurodesk è una buona newsletter, eurodesk.it. Arriva questa newsletter con molte informazioni, molti premi, molte cose che sono interessanti, per cui chi è in questo settore magari si può iscrivere, credo che sia libera l'iscrizione. Sì, a me arriva la mailing list ed è utile proprio per tutte queste cose. Poi ovviamente i professionisti ne sanno molto di più. E, infatti vi ho portato parecchio materiale, e però tra le varie cose appunto ci sono questi centri di informazione europea, i CDE, insomma ce ne sono sicuramente diversi in Puglia anche, e poi sono centri di documentazione europea con molte informazioni, quindi la newsletter è utile perché poi vi informa al momento di cose che sono disponibili, poi magari non tutte sono, a me quello che capita, cerco anch'io di girare poi alla persona giusta, perché ovviamente ne arrivano tante informazioni, però se c'è un premio anche per le scuole, magari conosco, non so, l'insegnante brava di una scuola, cioè cercare di far girare le informazioni alle persone giuste, insomma. Ok, bene, grazie. Complimenti. Buongiorno, io sono Emanuela, ho 25 anni e mi sono laureata da poco in giurisprudenza e in diritto internazionale comunitario. Ho fatto un'esperienza Erasmus in Germania di un semestre, quindi 6 mesi, e a Rito, in quale università? Nell'università di Münster, quindi nel nord Renovestà. Quanti crediti hai? 32, quindi l'equivalente di 3 esami. Che, sei riuscita ad avere il riconoscimento completo anche? Sì. Per giurisprudenza c'era una particolare procedura che prevedeva l'approvazione preventiva professore, non solo del delegato Erasmus di facoltà. Però è una cosa che è cambiata in seguito poi al mio rientro, e anche giurisprudenza adesso segue la procedura canonica anche a Lecce. Di ritorno poi ho lavorato un anno presso l'ufficio Erasmus dell'Università del Salento, perché ho studiato qui a Lecce come tutor per la Germania, per gli studenti italiani in uscita, quindi per gli studenti quindi, che poi avrebbero parlato tedesco. Sì, perché poi lì ho avuto la possibilità di seguire dei corsi di lingua e di prendere anche una certificazione che è promossa dalle università tedesche di livello B2. E poi ho partecipato ad un programma di Erasmus Placement, sempre promosso dall'università, a Bruxelles presso quella che legalmente era un'associazione che collaborava con la Commissione e partecipando ai diversi progetti e aveva partner dei diversi Stati membri nell'ambito della formazione professionale e dell'apprendimento permanente.
Anzi, proprio da studentessa Erasmus Placement consiglio a tutti di candidarsi come strutture riceventi, perché quando l'ho fatto io è stato un problema effettivo trovare una struttura all'estero. Anche se comunque l'ufficio Erasmus è stato disponibile, ma io l'ho fatto 4 anni fa, quando era anche meno conosciuto, forse era il secondo anno che Lecce proponeva questo tipo di esperienza. E poi voi avete partecipato a un grande consorzio, no? Lecce, sì, con Foggia, Roma 3. Esatto, quello sì, proprio di uno dei più grandi consorsi italiani, coordinato da Foggia. Proprio, sì, credo coordinato che fosse da Foggia. Sì. E infatti, quindi vedi, questo è un esempio dall'altra parte, cioè proprio sempre un discorso, spesso è domanda-offerta, no? Cioè, l'Italia è un paese che non riesce a volte a fare incontrare queste due cose, ci sono delle opportunità da entrambe le parti, e se riusciamo a fare questo cortocircuito anche in senso perché poi, positivo. Insomma, sì, una volta avviato il programma, parlo della struttura dove sono stata io sono stata la prima, successivamente questo partenariato è andato proseguendo. Quindi hai fatto prestissimo il placement, hai fatto prima il placement e poi lo studio? No, ho fatto 4 anni fa. Sì, sì, ho fatto il secondo anno sì. Il l'Erasmus e il terzo il placement. Okay, sì. No. Bene. Io, tutti avete fatto esperienze veramente notevoli, sono contento di... È utile perché così, conoscendovi meglio, cerco di non dirvi cose ovvie che magari conoscete benissimo. Allora, sono Selene, ho 24 anni, ho una laurea triennale in lingue straniere conseguita qui a Lecce, laureanda in lingue e traduzione a dicembre. In quali lingue in particolare? È inglese e francese. Ok. Niente, i primi viaggi all'estero sono stati fatti tramite l'IMPDAP, viaggi studio 2 settimane in Irlanda, a Dublino e in Inghilterra. Avete questa passione per l'Irlanda, credo, c'è un Irish twist. In Inghilterra, a Londra. Successivamente, durante il periodo universitario, ci sono andato autonomamente diverse volte, in quanto conoscevo una signora inglese e quindi mi ha fornito alloggio, ho vissuto un po' lì. E, niente, ora volevo vedere di fare un progetto Leonardo. E nel frattempo ho lavorato in albergo, ho effettuato anche un corso di marketing turistico. E, ho lavorato in albergo come receptionist. Durante il periodo estivo e poi ogni tanto anche durante il periodo invernale. Serve, in Italia insomma si trova spesso sì. Alberghi dove non parlano bene inglese. Quindi, soprattutto insomma, qui diciamo. È fondamentale periodo invece per gli stranieri, perché molti, io vedo appunto quando viaggio molto, molti hanno paura di venire al sud perché pensano che la gente poi non parli inglese, no? Cioè io conosco moltissimi colleghi che sono arrivati massimo proprio a Roma, qualcuno si è spinto fino a Napoli, però gli dico ma conosci la Puglia, sì, conosci la Sicilia che sono terre straordinarie, però ecco c'è proprio, non so, quindi poi particolare quest'anno questa conoscenza dell'inglese. Diversi americani sono arrivati. Che bellissimo. Bene, e bene. Niente. Complimenti. Grazie. Io sono Federica, ho 24 anni, ho conseguito una laurea triennale sempre qui all'Università del Salento in lingue straniere e a dicembre conseguirò la laurea specialistica in lingue moderne e traduzione letteraria. E durante questi 2 anni di specialistica, il primo anno ho fatto un Erasmus in Francia, a Metz, all'Università Paul Verlaine. Sì. Che adesso si è fusa, lo sai, Metz. Sì, l'Università di Lorraine. Infatti proprio quando eravamo lì hanno cambiato il nome. Rispetto ai primi documenti e agli ultimi il nome era anche cambiato. E, 5 mesi. E poi nel secondo... Quanti crediti? Lo chiedo perché c'è un problema di riconoscimento crediti. Non abbiamo... Per le mie statistiche personali. Non abbiamo... La cosa che mi colpisce è che spesso diciamo, lo studente uccide... per un credito non riconosciuto al momento, poi se glielo chiedi dopo 2 o 3 anni se lo dimentica, magari. Sì, però in quel momento c'è una... vabbè, scherzo, insomma. Quindi, però è importante il riconoscimento che sia completo il più possibile, perché altrimenti quello diventa una barriera per gli studenti che magari dicono non vado fuori perché perdo tempo, eccetera. No, abbiamo, perché parlo al plurale, in quanto anche lei, abbiamo fatto un Erasmus insieme in Francia, ha avuto 31 crediti per un semestre, in Italia, cioè quelli corrispondenti a 4 esami italiani, 2 esami di lingua, uno di didattica e uno di informatica, però in Francia abbiamo dovuto fare, per questi 4 esami ne abbiamo fatti 10, però erano tutti di piccoli crediti, quindi sommati non abbiamo abbiamo perso nulla. Non insomma. Si ragiona in termini di crediti, di esami, ma di crediti, quindi è giusto. Sì, quindi comunque... Bene.
Non abbiamo avuto problemi, per fortuna. E i voti come sono stati convertiti? No. Avete convertito anche i voti? Sì. Dopo, se volete, vi parlo, cioè io ho un altro progetto che riguarda la conversione dei voti in Europa, si chiama EGRACONS, sarebbe European Grading Conversion System, perché ci siamo accorti qualche anno fa che c'era anche un problema della conversione dei voti, nel senso, se tu prendi un voto, non so, 17, per esempio, in Francia, a quanto non corrisponde? Non, diciamo che... Non vuoi che sei stato in Francia, ma di qualcuno che non è mai stato in Francia. Per esempio, la scala francese arriva fino a 20, no? Uno la prende 17. Torna in Italia, quanto gli bisogna dargli, darle? 29. Perché? No, non sparate, cioè, ma ci deve essere un ragionamento dietro. Perché 27, perché 25? In base a che cosa? In base a cosa? Quindi, lui propone il metodo della proporzione. Qualche altra idea? Qual è il... L'esperienza, so che in Francia è possibile prendere 20, 19, 18. Bravo. Bravo. Cioè, il concetto quindi non è una semplice proporzione, ma bisogna vedere come si distribuisce quel voto nella scala straniera. Allora, se uno non può prendere oltre 17, un po' come a scuola, in Italia diamo 8 a un tema eccezionale, è molto difficile prendere 9, è quasi impossibile prendere 10. Quindi se tu prendi 8 hai preso il massimo. Allora, questo concetto noi lo stiamo cercando di portare in un progetto LLP Erasmus finanziato, sono alcune centinaia di migliaia di euro per questo progetto europeo, perché stiamo facendo, cioè stiamo favorendo questa diffusione delle tabelle, queste cosiddette grading tables, cioè sono delle tabelle statistiche che già Sapienza per esempio ha, ma non tutte le università italiane ce l'hanno, in cui vai a vedere proprio qual è la distribuzione percentuale dei voti. Quindi non so, in ciascun corso di laurea, qual è la percentuale di studenti che prende 30 lode, 30, 29, cioè, confrontando questi dati statistici, si arriva a una conversione dei voti più equa, perché altrimenti un professore italiano, appunto, che non sa questa cosa, che in Francia, in Belgio, è quasi impossibile prendere oltre 17, usa il metodo della proporzione e gli dà 25, 27, come qualcuno di voi ha detto. E questo è ingiusto, capite? Allora, la inappropriata conversione dei voti è un'altra barriera che frena la mobilità di qualità. Cioè, uno studente bravo, uno studente che magari si sta impegnando in quel momento, non va all'estero perché dice io vado all'estero, rischio che magari non ho un completo riconoscimento degli esami che farò se l'università inviante non applica una politica di riconoscimento completo, oppure potrebbe avere una conversione dei voti inadeguata, quindi magari abbassare la sua media, perdere una borsa di studio che ha, eccetera. Quindi queste sono le due barriere principali che stiamo cercando di superare, cioè incompleto riconoscimento dei crediti e inappropriata conversione dei voti a livello europeo. Che immaginate, è abbastanza complicato, perché abbiamo più di 4.000 università con questa famosa Erasmus Charter, cioè questa possibilità di fare scambi Erasmus. Le tabelle, la nostra tabella l'abbiamo aggregata per classe di laurea, ma è una tabella, se la vedete online, abbastanza complessa, sono 2-3 pagine di numeri, perché Sapienza ha più di 1.000 corsi di laurea attivi attualmente, quindi anche aggregati. Insomma, è un lavoro abbastanza complicato, però cerchiamo di farlo poi attraverso un software, quindi l'idea sarà pronto tra un annetto circa. L'idea è un po' quella di un currency converter, no? Cioè, se tu vai su Oanda, per esempio, dici ho $10 in tasca, quanti euro sono? Non devo avere una laurea in economia per fare la conversione, hai un software che ti dice $10 sono X euro, eccetera. Volevo dire qualcosa, poi continuiamo, ma se volete dire qualcosa. Infatti... Parlo per l'esperienza mia, infatti c'è stato questo problema perché nell'università in cui sono stato io avevano da poco anche cambiato, era il primo anno praticamente, che consideravano, siccome lì gli esami sono tutti scritti, praticamente non vedono il nome, quindi viene coperto, è semplicemente un codice, non viene riconosciuto. Sì. E venivano appunto considerati tutti gli studenti allo stesso livello. Ovviamente... fare in due ore praticamente un esame in inglese scritto in cui devi scrivere un tema da 5, 6, 7 pagine, per gli Erasmus non era possibile e prendevano tutti dei voti minori. Infatti questo è stato anche molto discriminante e soprattutto... Ti dico la mia opinione, per me è giusto che sia così comunque. Poi... Sì, ci sono punti di vista, nel senso... Cioè, sì. Se tu sei uno studente Erasmus, entri comunque in quel gruppo di studenti, quindi se io faccio lezione
a degli studenti in aula, non posso dire, beh, alla fine, ma tu sei laureato, ma tu non sei laureato, cioè, siete una classe di studenti, devi essere equo con l'intero gruppo, quindi, altrimenti lì si entra in un altro meccanismo in cui la qualità, diciamo, cioè si assume che gli studenti laureati siano di qualità inferiore, e quindi questo frena la mobilità, perché alcuni docenti dicono, ah, ma allora il programma Erasmus non è un programma di assoluta qualità, quindi nel momento in cui tu entri in un gruppo, puoi avere un background, cioè ci sono tanti motivi, tu puoi essere di origine straniera, puoi avere avuto altri problemi socio, la classe è la classe, dal punto di vista... Diciamo sì e no, dal punto di vista del principio è bellissimo, nel senso io non parlo più per me perché non, cioè nel senso, avendo la laurea in lingue la sono cavata meglio, però parlo per chi faceva biologia, cioè praticamente è stato bocciato nonostante sapesse tantissimo, aveva scritto la metà degli altri, comunque non era sufficiente. Secondo me ci sono anche i lati negativi, diciamo, da questo punto di vista. Lì entriamo in un altro senso, ripeto, magari nel caso singolo può darsi punto... che sia anche vero, però c'è anche il problema della lingua, di qualcuno che poi va all'estero senza sapere la lingua. Io, ripeto, essendo coordinatore Erasmus, sì. So, molti studenti che vengono da me e dicono voglio imparare l'inglese e quindi vado in Erasmus, cioè fermo lì. Cioè l'Erasmus non è un corso di lingua, l'Erasmus tu appunto devi conoscere bene la lingua, quindi vai fuori e devi arrivare a un livello che, poi ripeto, magari sicuramente sono d'accordo con te che sugli esami orali, poi, come facciamo noi in Italia, posso essere più comprensivo, cioè se uno studente mi sbaglia un congiuntivo ed è straniero, sono tollerante, se diciamo sbaglio un congiuntivo ed è italiano già crea qualche problema, nonostante magari stia parlando di farmacologia, piuttosto che insomma ci si aspetta che la conoscenza della lingua sia buona. Noi si è superato con un esame in particolare, la professoressa ha voluto fare una lettera di raccomandazione praticamente per i professori in Italia, in cui esplicitava del fatto di come ero andato durante tutto l'anno in classe, con i lavori in classe, perché c'era stata una lieve differenza, c'era una differenza, insomma, la parte dell'esame, in modo che non venissi comunque troppo... E quanto avevi preso? Voti molto più bassi? No, avevo preso, in realtà ero andato abbastanza, cioè avevo preso, per dire, a un lycée, quindi quello, il lavoro che si fa a casa, praticamente, avevo preso il voto più alto, avevo preso un 85, che... praticamente era quasi pubblicabile, praticamente a livello proprio scientifico. Invece all'esame avevo preso qualcosa tipo intorno al 50, praticamente, che non era bassissimo, però rispetto a quello, il 30 e lode assicurato mi avrebbe dato lei, poi mi ha tirato un pochettino giù. Poi appunto ha fatto questa lettera. No, quindi... ma insomma, con tutte le eccezioni, sicuramente, ecco, ripeto, non possiamo entrare nei casi singoli, perché magari ci può essere il caso... Però che in generale, ripeto, è importante che l'Erasmus, che adesso poi volevo dopo questo tour de table, come si chiama, insomma, poi entrare io in altri dettagli, cioè se vogliamo portare questo programma, che è un programma di successo, cioè se ho proposto questo titolo vuol dire che io insomma ci credo che l'Erasmus sia una storia di successo, però è il momento di arrivare a veramente degli scambi di alta qualità, perché l'Europa... Nell'87, quando il programma è cominciato, era un'Europa completamente diversa, le due Germanie erano separate, gli studenti di Lipsia non potevano andare in Erasmus quando l'Erasmus è cominciato. Oggi è pazzesca questa idea, no? C'erano tutti i paesi che sono entrati nell'Unione nel 2004, nel 2007, eccetera, hanno cominciato a partecipare molto molto più avanti. Quindi insomma, l'idea è questa, se oggi però abbiamo un'Europa molto insomma, unita, in cui gli scambi sono abbastanza facili, tramite Ryanair, EasyJet e compagnia bella, l'Erasmus deve essere un programma di scambi accademici di qualità, cioè non è più il fatto di muoversi e di andare fuori, devi andarci con un livello linguistico tale che alla fine lo studente comprenda bene le lezioni, si esprima adeguatamente e quindi alla fine che la sua performance sia adeguata a quella degli altri studenti della classe, perché se no vi dico, cioè avere... In classe, io lo vedo da entrambe le parti, ripeto, perché lo vedo sia come promotore della mobilità outgoing di Sapienza, sia come appunto io stesso insegno agli studenti, quando vedo uno studente che non capisce bene quello che dico, dico beh, tu già i primi 1, 2, 3 mesi delle lezioni non capirai bene cosa stiamo spiegando, quindi è chiaro che la performance di quello studente sarà necessariamente inferiore, capito? Quindi prima di andare in mobilità bisogna conoscere la lingua. Questo concetto in Italia ancora non è passato, quindi finché non entriamo in questa idea di lingue anche certificate, perché adesso molte università straniere, non so,
in Olanda adesso la maggior parte delle università chiedono TOEFL o IELTS, ad esempio, come test di se non hai questi certificati non puoi neanche arrivare in queste università. Quindi da noi viene a volte, diciamo, presa come una barriera, cioè, però è normale, perché anche loro sono università che a furia di ospitare studenti, ripeto, con scarse capacità linguistiche, a volte si sono anche un po', come dire, insomma, stanchi di questa situazione. Infatti, perché l'Inghilterra è target, proprio, cioè la gente vuole andare in Inghilterra per l'inglese. Come dire, uno viene a lezione da me, io insegno farmacologia perché vuole imparare l'italiano. Cioè, ti infastidisce la cosa, capito? Tu insegni e vuoi uno studente che possa avere una provenienza qualsiasi, ma che sia lì per sentire le tue lezioni di storia dell'arte o di farmacologia, ma non per stare lì a imparare l'italiano, mi seguite? Cioè, non può essere quello un obiettivo accademico, altrimenti tu vai fuori in altro modo, e oggi in Europa, ripeto, muoversi è molto più facile di quanto non fosse all'inizio del programma. Prego. No, vabbè, era solo un... Cioè, no, vabbè, stavo dando ragione, per me era la differenza era che tra un 29, un 30, un 30 e l'altro poco cambiava. L'unica cosa è che sono poi gli altri che tra bocciatura 18, 20, 24 che fa una bella differenza a loro. Questa era, no, non credo che proprio la lingua possa portare così a questi tempi, no? Cioè addirittura può portare da un 18 a 30 e l'altro. Penso che il fattore lingua può essere... No, non parlavo di... No, io parlo... Cioè, per me era quello, in senso... Sì, sì. 29, 30, cioè, 30 e l'ode. Una persona, io penso... Altri anche, invece un 20 l'avrebbero accettato, per anche dire. Anche in un esame scritto, io immagino che, anche se è fatto in cieco, come dicevi, non conosci il nome, però un docente con esperienza fa un esame scritto di biologia e quello ti scrive benissimo come funziona il recettore e poi magari ti sbaglia qualche parola. Cioè, io penso che anche un docente di biologia non credo che possa, così erano rigidi, sì, perché l'inglese non era adeguato, sì, perché poi gli esami stessi venivano mandati a un'altra università, cioè il sistema è così lì nel Regno, sì, Unito viene mandato, o in Inghilterra adesso non saprei, credo che sia solo Inghilterra, viene mandato un'altra parte dell'Inghilterra gli stessi esami, che vengono rivisti da un altro professore, quindi completamente esterno, viene, sì, o confermato, può essere anche contraddetto. No, immagino, e quindi insomma, cercano di essere obiettivi, sì, quanto, sì, più però possibile. Immagino, capito, che di nuovo, come nell'esame orale, cioè nell'esame, ma credo anche in quello scritto, che se tu dimostri, insomma, magari hai scritto in maniera più concisa, perché forse non sei così fluent in inglese, però si capisce che hai risposto bene, cioè ho dei dubbi sul fatto la che la questione è scrivere, perché se vuoi prendere un voto alto, scrivere 7 pagine non ce la fai se non hai buone conoscenze della lingua, o comunque non riesci a rendere il concetto come dovresti e scriverlo, perché hai 2 ore di tempo, cioè tu hai, adesso non ricordo, dipende dall'esame, avevi certe volte 20 minuti per... Sì, sì, vabbè, passiamo avanti. Però insomma, no, dico, sono d'accordo, però immagino, ripeto, anch'io ho cominciato a scrivere in inglese abbastanza presto, e tuttora il mio inglese non è perfetto perché appunto non ho studiato lingue, cioè, però ripeto, il concetto, se tu devi scrivere in inglese scientifico e sai veramente la materia, io ripeto, dubito che proprio possa essere, secondo me è un misto, oltre alla conoscenza linguistica, secondo me questi colleghi di biologia forse, non lo so, alcuni senz'altro. Azzardo che forse anche le conoscenze di biologia. No, ma indovinato non fosse, perfettamente. Non fossero per top, è un misto. Grazie comunque per questo contributo che vedete ha stimolato la discussione. Siamo arrivati ancora alle due sì, di mezzo. E poi anche noi è successa la stessa cosa, perché dovevamo fare una traduzione economica. Cioè noi solitamente qui abbiamo sempre fatto traduzioni letterarie comunque. Però era una traduzione dall'inglese economico al francese economico senza dizionario. Ed è stato molto molto difficile, perché... Cioè, già quando si traduce nella propria lingua bisogna trovare le parole giuste, cioè, sì, sì, bisogna pensare tanto. In più, tradurre quindi in un'altra lingua straniera richiedeva molto sforzo, diciamo. Okay. E comunque, poi dopo questo primo anno di specialistica a Metz, il secondo sono stata in Irlanda, anch'io. Cioè, tanto per cambiare. Vi siete conosciuti su un gruppo Facebook irlandese? Come è nata questo gruppo di Lecce? A Dublino, per il placement, ho lavorato in una libreria. Una libreria o una biblioteca? No, libreria. Lo so che c'è la differenza. Una libreria, una delle librerie private più grandi di Irlanda. Era interessante il lavoro, perché il rischio del placement, a volte che uno finisce a fare cose, era interessante una libreria o no?
Cioè, il lavoro era quello dei bookseller, quindi comunque magari a volte lavoravo anche al computer. Scegliere, capito, delle cose, perché una biblioteca può essere più interessante. Una biblioteca rischia un po' di fare qualcosa di un po' troppo commerciale, no, che magari non sia... è stato interessante. Diciamo, principalmente io volevo fare un'esperienza per migliorare l'inglese, soprattutto perché studiando lingue ne avevo bisogno. E poi un problema... anche abbastanza comune era proprio trovare quindi torniamo al discorso della pubblicità, perché abbiamo dovuto, cioè era molto diciamo bisognava cercare un placement da soli. E io ho mandato email ovunque, mi avevano accettata anche alla British School di Londra, però i prezzi erano molto elevati, proprio anche di alloggio, con 500 euro di borsa diciamo era veramente possibile. Anche in un museo io avevo ricevuto l'acceptance letter per un museo sempre in Inghilterra, però poi comunque ho scelto Dublino. E a livello ovviamente lavorativo, professionale, non posso dire che non sia stata un'esperienza che mi abbia cambiato la vita, diciamo. Però a livello personale moltissimo. È stata una bella esperienza. Sì, bene. La rifarei mille volte. E vi siete separati da questa esperienza di Sì, però poi ci siamo trovate a metà strada. Salve, io sono Chiara. Anch'io laureata, ho una laurea triennale in lingue e letterature straniere. E tra qualche giorno si spera laureata in traduzione letteraria. E ho preso parte a diversi progetti di mobilità, tra cui l'Erasmus Studio in Francia, Metz. E poi nel primo anno della mia magistrale, mentre nel secondo anno, che sarebbe proprio questo, nel 2013, sono andata invece tramite appunto il bando Erasmus Placement in Inghilterra ad Oxford. E ho lavorato presso la Oxford University Press, quindi la casa editrice dell'università, come marketing assistant. Qualcosa di completamente diverso rispetto a quello che io avevo fatto, ma che cioè, rimane tutt'oggi forse l'esperienza più valida della mia vita. Mi ha cambiato proprio il modo di vedere, oltre al fatto che ho lavorato attivamente nel team, quindi ero parte di, ero nella sede centrale e facevo parte del quel team di 10 persone circa che si occupavano della promozione di libri per adulti e scuole secondarie da distribuire in tutto il mondo. E poi e dovevo dire, sì, anche io ho avuto tantissime difficoltà per il reperimento dell'azienda, praticamente. Perché, dell'organizzazione, si chiama. Sì, dell'organizzazione. Non necessariamente è un'azienda. Sì, io ero partita addirittura con tutt'altre aspettative. E la storia veramente è stranissima per arrivare a questa Oxford University Press. Cioè, comunque sono stata la prima. E sono arrivata perché anch'io avevo mandato praticamente la mia lettera alla, alla libreria alla libreria universitaria Oxford, e poi sono stata molto fortunata perché a quanto pare il mio curriculum è stato direttamente trasmesso alla casa editrice, per cui una manager mi ha proprio proposto, poi mi ha fatto questa controproposta. E poi doppiamente, triplamente fortunata, anche perché si è trasformata in una opportunità di lavoro vera, perché è stato poi un lavoro anche retribuito al di là della borsa. E hai possibilità di tornare lì dopo la laurea adesso? Sì, cioè, loro a quanto mi hanno detto sembra che ci sia un ricambio veramente frequentissimo, quindi loro mi raccomandavano di tenere d'occhio il sito, e praticamente i team cambiano in continuazione, c'è una mobilità. Cioè, se ti hanno già pensato, non ti hanno proposto eventualmente di tornare? Sì, loro mi hanno detto, ovviamente io ero in una situazione un po' difficile perché ero a due esami dalla laurea e quindi ero un po' combattuta. Dalla laurea triennale? Dalla specialistica, prima dell'estate sono ritornata. E quindi avevo la tesi e questi due esami. Avrei potuto anche mandare la lettera, comunque compilare il formulario per la candidatura già da lì.
però sinceramente non mi volevo trovare nella situazione incresciosa di abbandonare gli studi a due esami dalla laurea, per cui ho pensato di, mi sono ripromessa di pensarci nuovamente subito dopo la laurea. Cioè, perché pensarci, cioè, di rimanere in contatto con loro, no? Sì, cioè, sì, non perdete sì. Questo, quando aprite una di queste porte, secondo me, cioè non la fate richiudere, perché dopo effettivamente è difficile, la gente magari si dimentica, cambiano le persone, così, cioè, se ti sei trovata bene, è un ottimo. Sì, effettivamente è quello che mi hanno detto, cioè, loro. Capito, non perdete queste opportunità, perché dopo veramente diventa un peccato, capito, ripresentare in generale, sì, sul sito l'application, cioè può andare bene, può andare male, se tu hai invece, ti hanno dato una buona lettera di reference sì, letter? Sì, molto buona, cioè sono, sì. Okay, adesso passiamo anche a questo elemento, se vi interessa, che credo possa essere utile, cioè le reference letter sono fondamentali, soprattutto all'estero, un po' meno da noi, no? Cioè da noi una reference letter alla fine non si nega a nessuno, cioè arriva uno studente e dice mi fa una lettera di referenza e tu gliela fai. All'estero è fondamentale, quindi anche come è scritta, cioè se è scritta veramente in una maniera tale che la persona che scrive questa lettera dice Maria Rossi è una persona, cioè deve essere dettagliata, cioè deve, sì, non è, nel mio caso non è solo una reference letter, ma addirittura loro hanno fatto un report veramente completo di tutto quello che io ho fatto in 3 mesi, anche cose delle quali mi ero quasi dimenticata, proprio con un elenco puntato dettagliatissimo, quindi sono quindi 2 pagine di lettera, cioè, praticamente. Su questo devi costruire, cioè una volta che avete, ripeto, perché la vita è complessa e le opportunità poi non sono così tante, quando uno, voglio dire, ha già trovato una via che tutto sommato che ti piace, così Londra è una città interessante, insomma cercate di perseguire queste vie. Certo, in quel caso dovrei un po' rivedere le mie competenze, perché magari necessito di un po' di basi di economia o qualcosa del genere. Vabbè, ma le cose anche se ho visto che lì sicuramente si completano, perché alla fine ciascuno di noi, cioè, non ha, non può avere mai la formazione, quindi lavorando poi capisci anche meglio quali sono le cose importanti che eventualmente devi studiare, quindi tu stessa magari puoi colmare, cioè comunque la laurea ce l'hai, è una master's degree, no? Sapete che la laurea magistrale si chiama appunto master's degree, quindi che viene riconosciuta a livello europeo, quindi siete laureati, sicuramente hai fatto benissimo a tornare e completare, perché era un peccato anche per la tua famiglia che insomma ha investito su di te, eccetera, completare gli studi è sicuramente giustissimo, però senza perdere quel contatto, e poi uno può anche insomma cercare di lavorare, studiare part time, insomma in Inghilterra è pieno di studenti part time che magari forse anche più che da noi, insomma si può, no? Quindi completare eventualmente anche come so, dei corsi online, quello che puoi fare per completare, se ti piace quel tipo di lavoro, cioè se ti piace il lavoro, ti piace la città, eccetera, forse in te non capito, no? O comunque cercate di sfruttare quell'esperienza per fare qualcosa di analogo, realtà, magari, cioè seguire quel track, capito? Cioè non abbandonare quella pista, quella strada che magari avete aperto. In realtà l'esperienza mi è anche servita per insegnarmi che almeno lì, in quel caso, nel mio caso, la laurea comunque non decide il tuo futuro. Cioè nel senso, lì c'era gente praticamente dalla formazione più vasta, da chi aveva studiato addirittura letteratura inglese e si trovava in marketing, addirittura chi aveva studiato filosofia o chi aveva fatto degli studi informatici, per esempio. Per cui trovavano, cioè, c'era un posto per chiunque praticamente. Questo è interessante, su questo magari approfondiamo, questo è uno spunto che mi appassiona, no? Cioè quanto conta, diciamo, la competenza specifica e quanto contano le competenze trasversali, no? Cioè le transferable skills, quindi ricordiamoci, questo è un punto che voglio, quindi due spunti che vorrei proseguire, diciamo. Uno, no, vabbè, vediamo perché è interessante, cioè vedere due cose, appunto il concetto del reference letter, il concetto appunto di aver già fatto qualcosa su cui si può costruire, no? Perché questo è a volte la difficoltà, secondo me, in Italia attualmente, che appunto, cioè voi siete una generazione, diciamo, overqualified, cioè si sì, vede anche in questa stanza oggi, cioè avete un profilo molto alto, quindi complimenti a te, manca lui che è arrivato in ritardo, shame on you. Giuro, era la cosa. Aspetta, no. Cioè anche questo. Però, quindi, a parte lui che manca, però adesso vediamo, sicuramente anche lui avrà un profilo molto interessante. Però dico, l'impressione è straordinaria, cioè avete appunto delle competenze tutti molto elevate, qualcuno di voi si sta laureando, cioè anche l'età un po' cambiano.
Però appunto perché allora questa generazione non riesce a sfondare? Cioè, ci sono vari motivi, io ho alcune teorie che ovviamente poi voglio però discutere con voi, però alcuni dei motivi può essere anche questo, cioè cercate, ripeto, di essere determinati in una strada, cioè se uno effettivamente ha aperto una strada che prima di cambiare può essere interessante, puoi fare altre esperienze, cioè, però non diventate collezionisti di esperienze, collezionisti di titoli, perché quello è il rischio, che uno magari education spesso and va a collezionare, diciamo, ho fatto un dottorato, adesso faccio una specializzazione, poi faccio un master, cioè, ok, ma perché? Cioè, qual è l'obiettivo finale? Invece se uno, ripeto, ha aperto una strada, poi da quella strada puoi ancora cambiare, ma intanto non la mollare, perché è pericoloso ed è difficile magari trovarne un'altra, che in questo caso, come dicevi tu, sicuramente hai un bel CV, sicuramente insomma è in gran parte merito tuo, ma anche un pizzico di fortuna, perché magari hai trovato qualcuno che ha girato quel CV e non sempre capita questo. Magari in un'altra situazione l'avrebbero cestinato a parità di valori, capito? No, in realtà, per farvi capire, io nella mia vita non avrei pensato mai al marketing, e grazie a questa esperienza e alla fortuna che ho avuto ho anche pensato appunto che mi è stata poi aperta una porta davanti, e per ricollegarmi a questo fatto dell'overqualified, era la cosa che più spesso mi sentivo ripetere lì, cioè mi chiedevano come mai avessi delle prospettive di vita, di lavoro all'estero, e con il mio CV, con questa esperienza all'estero, non riuscissi a trovare lavoro, perché per loro era impensabile questo. In Italia io continuavo a parlare di formazione, devo perfezionarmi, dicevo, ma perché non lavori? Cioè, già, questo è uno spunto interessante, grazie per questi spunti interessanti, passiamo qui. Okay. Sì. Sono Alessio, laureato in relazioni internazionali a Bologna, diploma in studi europei. Quindi vedo c'è questa Bologna, Irlanda, noto queste due, c'era solo una venuta alla Sapienza, quindi adesso vengo a promuovere anche la mia università. Il master per Roma era organizzato alla Sapienza. Sapienza, ok, va bene, quindi non vi dimenticate di Roma. Okay. Diploma in alti studi europei al Collegio Europeo di Parma. Devo discutere una tesi per prendere un master in studi europei alla Lewis School of Government. Come esperienza ho fatto a livello internazionale, ho appena finito il Leonardo in europrogettazione, scambio in Turchia 3 mesi. In Turchia sei andato? Sì. Come mai in Turchia? Mi piaceva perché era abbastanza esotica, era un po' più... perché precedentemente avevo avuto esperienze... No, ecco un altro che ha scelto la destinazione non per la formazione specifica, ma perché c'era qualche altra attractive. Okay. Ma dove? In quale città? Sì, no, ero Bursa. Che dov'è? Bursa è praticamente la quarta città della Turchia, è molto vicina a Istanbul, dall'altra parte del Mar di Marmara. Okay. Prima capitale del Regno Ottomano, comunque una città importante. Mi sfuggiva, no? Io sono stato a Istanbul, ad Ankara, mi sfuggiva questa, quindi questa lacuna. 4 milioni di abitanti quasi, quindi infatti non la conoscono in molti, ma la quarta città di Turchia è molto importante dal punto di vista economico. Anche mia ignoranza. È oltre che storico. Avevo fatto uno stage in Parlamento Europeo l'anno prima. Ah. Quanto? 4 mesi in Commissione Commercio Internazionale, anche perché ho scritto una tesi in... diritto commerciale europeo con l'ex direttore generale di G-Trade su pro e contro di creare una zona di libero scambio fra Stati Uniti e Unione Europea. Ho fatto altri stage, uno in Camera di Commercio a Parma, ufficio internazionalizzazione, più o meno questo. Poi sono stato alcuni mesi a Londra lavorando come cameriere, però. Vedi, complimenti, quindi un altro caso, appunto, quindi anche tu completi molto bene questo profilo, quindi ripeto, avete un livello molto alto, quindi qui la situazione appunto è quella di vedere, cioè avete già una formazione che vi consente ampiamente di lavorare, questa è la good news. Quindi bisogna trovare... questo, ripeto, ma questa è la cosa incredibile di questo nostro bel paese. No, però dovete, quindi per esempio un primo spunto, come diceva anche lei, cioè l'entrepreneurship, cioè quello che si dice per esempio negli Stati Uniti o in altri paesi, no? Cioè, molti giovani creano aziende, creano opportunità di lavoro in qualche modo, quindi so che, ripeto, che non è facile, sono tante difficoltà, eccetera, e già comunque questi corsi sono organizzati dalle associazioni, per cui so che ci sono molti di voi che si danno da fare in prima persona, però già un primo spunto, riflettete su possibilità che voi stessi potete creare magari sul territorio, perché
La Puglia, insomma, un paese, è una terra straordinaria. Io vedevo, insomma, stamattina in albergo, un albergo mezzo vuoto, per esempio, che mi colpisce, no? Perché un albergo bello nel centro di Lecce è mezzo vuoto a novembre, quando magari in molti paesi già fa molto freddo, e fare una vacanza magari in Puglia, per dirne uno, cioè il turismo, una città così bella, la cultura. Ieri sono stato a cena in una trattoria molto carina qui di Lecce, non voglio fare nomi per non fare pubblicità in streaming, ma insomma, cioè, una qualità straordinaria, cioè, possiamo offrire delle cose eccezionali. Quindi primo spunto, cercare voi stessi di farvi venire delle idee, insomma, che possano valorizzare, ripeto, il territorio, eccetera, perché sicuramente avete delle cose notevoli. Queste vostre conoscenze linguistiche, queste vostre esperienze all'estero sono molto utili, perché vi danno una visione, diciamo, internazionale, e quindi fanno sì che possiate anche porgere, insomma, all'estero dei programmi. Ok, allora io invece voglio più entrare adesso su alcune cose che volevo dirvi, appunto, in questa mia relazione. Mi è stato molto utile per me capire il vostro profilo, e per, insomma, evitare, appunto, di dire cose ovvie per molti di voi, perché immagino che molti di voi già conoscono appunto alcune di queste cose. Perché io ho dato questo titolo, secondo voi, Erasmus, un programma di successo europeo? Cioè, cos'è, secondo voi, se condividete questa idea che l'Erasmus sia un programma di ampio successo, quali sono i punti fondamentali che possiamo ricordare di questo programma? Sì, scusate. Perché è stato il programma di mobilità europeo con più successo, con più partecipanti. Quanti partecipanti ha avuto l'Erasmus finora? No, praticamente abbiamo superato da poco i 3 milioni. 3 milioni, però, che però sono tanti, perché sono 3 milioni di beneficiari. Però se poi consideriamo fidanzati, fidanzate, moglie, mariti, figli, adesso qualche divorzio, abbiamo Erasmus, insomma, ci sono, voglio dire, il numero di europei che sono stati coinvolti da questo programma è molto molto più alto, quindi è un programma di ampio, quindi il periodo, l'abbiamo detto, del 1987, quindi abbiamo superato da poco i 25 anni, e altri elementi che pensate che siano, appunto, importanti per questo successo, appunto, che vogliamo attribuire a questo programma? Penso che, a mio parere, che col programma Erasmus sia stato uno strumento di effettiva integrazione europea. Forse uno dei pochi che hanno permesso di toccare con mano quello che significa essere cittadini europei, e quindi anche godere della libertà di circolazione, appunto la possibilità di studiare in un'altra università e vedersi riconosciuti, appunto, i propri studi, sebbene con qualche problema ancora di riconoscimento. Però credo che l'importanza di Erasmus sia stato proprio quello di creare dei cittadini europei, perché molto spesso, ecco, io non ho avuto la fortuna di farlo, perché nella mia facoltà, appunto, essendo una facoltà di relazioni internazionali e di indirizzo europeo, la concorrenza era molto forte, per cui c'era bisogno, ecco, parlo di ormai, sì. Mi sono laureata nel 2004, quasi 10 anni fa, ecco, quando era necessaria anche una media esami molto molto alta. Per cui, quanto chiedevano? La media 29-30. Per andare in Erasmus? Perché poi la facoltà... Anch'io condivido l'idea di mettere una media, nel senso che se non mettere proprio nessuna soglia può essere un po' pericoloso, perché chiunque si sveglia la mattina e dice voglio andare in Erasmus, poi fa domanda, poi rinuncia, cioè la qualità delle domande anche scende, quindi mettere un 24-25 di media di soglia può essere ragionevole, però 29-30 mi sembra un po' esagerato. Probabilmente nella mia facoltà, fatto anche dei confronti con altre facoltà di altre università, forse era un po' più difficile andare in Erasmus, per cui c'era, ora non so se funziona così nelle altre università, un test scritto e orale molto ostico. Io faccio solo dei colloqui, in genere faccio dei colloqui, appunto, per valutare
affrontare la lingua, perché molti ti dicono con la motivazione, molti ti dicono voglio andare per studiare inglese, allora già quello cade, diciamo, la prima Però ritornando appunto al programma, ai benefici, secondo me il programma Erasmus ha contribuito molto a creare questo senso di appartenenza all'Unione Europea, più di altri magari altre politiche che, di cui sentiamo parlare in maniera così astratta, di cui si parla molto anche, diciamo, attraverso i nostri studi, magari per chi è specializzato negli studi europei. Spesso appunto ci si concentra molto sulle politiche di ampio respiro che dovrebbero creare un'area comune, una condivisione dal punto di vista normativo, ma anche di principi, che però nei fatti si concretizza meno rispetto appunto a un programma di mobilità che forse anche perché agisce, secondo me, riguarda una fascia d'età in cui si ha una certa apertura mentale, si è più plasmabili, quindi a un certo punto si cresce proprio già avendo questa ampiezza di vedute, questa è la mia opinione. Secondo me il successo dell'Erasmus è il passaparola, è il vedere l'esperienza che ha fatto il tuo amico proprio in mano, perché ti racconta, perché lo senti mentre sta fuori e lo vuoi fare, si andrà a trovarlo, dice, sì. E sai tutte le, come dire, tutti i vantaggi che offre e vuoi farlo anche tu, poi vedi la relativa facilità per arrivare, perché comunque spesso ci sono aiuti anche, vabbè. Sì, rispetto ad altri programmi magari anche più evoluto, l'hanno rifatto ogni anno, anche gli stessi amministratori rifanno sempre le stesse cose, quindi anche c'è una specie di rotaggio, cioè c'è un rotaggio praticamente già ben avviato. Infatti. E per quanto riguarda la cittadinanza europea, no, a cui appunto lei faceva riferimento, siete a che punto pensate che siamo arrivati? Cioè siete soddisfatti? Voi vi sentite cittadini europei? Pensate che sia necessario fare un ulteriore sforzo? Secondo me, diciamo, il titolo di questa giornata, più che un programma di successo, si potrebbe anche declinare una politica forse di successo, nel senso, come è stato anche confermato dagli altri, è stata forse la politica europea più efficace, che in un certo senso, anche se forse non per una grandissima platea di studenti o lavoratori, però consente di toccare con mano un pochino cos'è l'Europa e quindi anche il discorso che si sta ancora costruendo della cittadinanza europea. Dico, a mio modesto parere, forse uno studente o un lavoratore che fa un'esperienza di mobilità e anche l'Erasmus può toccare con mano, diciamo, la famosa frase, quella che ogni tanto dice Cole, cioè lui ogni tanto, per spiegare il successo dell'integrazione europea, dice qualcosa del tipo: mio nonno si chiamava come me ed è morto nella prima guerra mondiale, mio padre si chiamava, mi ricordo, Walter mi sembra, ed è morto nella seconda, mio figlio si chiama come mio padre, però ancora, diciamo, è vivo e anzi non ha alcun problema con i francesi e con gli altri. Infatti, bello questo. Però comunque ancora c'è un pochino da fare. Infatti. E quindi, cioè, che cosa secondo voi ancora è così importante da fare per la cittadinanza? E pensate che l'Erasmus, per esempio, sia già appunto sufficiente, si potrebbe potenziare? Quali sono, dal punto di vista della cittadinanza europea, per esempio, ancora dei limiti, in qualche modo, anche degli scambi Erasmus che si potrebbero, ad esempio, la mobilità? No, sapete, anche non è bilanciata completamente, no? Cioè, se uno va a vedere la mobilità, ad esempio Sapienza, più di 1000 studenti outgoing, più di 1000 incoming, però moltissimi, per esempio, sono scambi Spagna-Italia. Se uno va a vedere quanti sono gli scandinavi che vengono in Sapienza, saranno 10, 15, 20. Se
stessa cosa immagino insomma nelle altre università in cui avete studiato voi. Quindi forse un altro elemento sarebbe quello di cercare di bilanciare, cioè aumentare se possibile ancora i numeri. Andiamo adesso su un ordine di grandezza che è circa 250.000 studenti l'anno, quindi un numero insomma significativo, però ancora una percentuale tutto sommato piccola degli studenti europei. Qualcuno ha proposto addirittura un'obbligatorietà, vi ricordate qualche anno fa Prodi in un convegno a Bologna disse che probabilmente non è facile perché ci sono anche delle considerazioni socio-economiche da fare, non tutti se lo possono, però magari si potrebbe pensare a sostenere questo programma e dire ok, spendiamo tanti soldi per altre cose, forse renderlo obbligatorio significa magari dare un cofinanziamento tale per cui anche una persona con magari un background socio-economico magari un po' più difficile possa comunque andare, quindi renderlo. Ci sono delle università, per esempio in Lussemburgo, ovviamente è molto più ricco di altri paesi, ma nel Lussemburgo per esempio c'è un'unica università ovviamente, l'Università di Lussemburgo, e è obbligatorio. Cioè a livello di bachelor tutti gli studenti vanno in Erasmus, per dire, cioè un paese ovviamente piccolo, ricco, però può avere senso. Allora a quel punto tu se lo rendi veramente obbligatorio hai degli scambi ancora maggiori, no? Prego. Sì, per quanto riguarda per migliorare, secondo me sì, è stimolare e promuovere presso anche i decisori, non chi sta nell'amministrazione dell'università, insomma anche a migliorare, specie anche con i paesi entrati non da tantissimi anni, anche che spesso tra studenti, parlo per esempio della Romania, parlavo dell'Erasmus, alcuni sapevano perfettamente sì, di cosa stavo parlando, altri che cos'è. Sì, e questo non può, cioè in senso sì, per sì, noi è incomprensibile perché abbiamo l'Erasmus da 30 anni. Ma anche lui, adesso se posso citarlo, ha detto è andato in Turchia, attratto più dall'esperienza che magari dalla qualità delle strutture, cosa che invece anche la Turchia ha delle università eccellenti, per esempio, no? Però uno magari pensa, cioè vado in Turchia perché hai mentalmente l'idea che, insomma, tra virgolette, non sia allo stesso livello, no? Che ripeto, è uno stereotipo, così come magari l'inglese pensa, dice, beh, vado in Italia, fan and son, no? Come si dice, che non è vero, cioè abbiamo delle strutture ottime, abbiamo anche delle strutture magari meno così, quindi questi stereotipi e cercare, dobbiamo fare uno sforzo di bilanciare questa mobilità, evitando appunto che poi, non so, dalla Polonia vengano più studenti in Italia di quanti noi ne mandiamo in Polonia per lo stesso motivo. O magari qualcuno dice voglio studiare inglese e voglio andare in UK o in Inghilterra, pensando che sia l'unico posto, non sapendo che magari Zagabria, per esempio, è un'università straordinaria dove si parla benissimo inglese e magari costa un decimo di Londra, per esempio. Quindi, dal punto di vista di amministrativo aggiungo solo questo. L'Università di Siena, cioè, conosco questa e comunque mi sono trovato molto bene. A parte la regione toscana finanzia, ci dà altri soldi praticamente per poter partire di Siena, in Erasmus. Okay. La regione toscana proprio in sé. L'Università di Siena, vabbè, ha difficoltà economiche senz'altro, però per esempio la borsa di studio cui sono destinato, che è destinata a me, insomma, se non la usufruisco per esempio dal punto di vista dell'alloggio o del cibo, quello mi viene convertito in denaro che ricevo io, non va perso come so di altre università che tu non usufruisci della mensa e peggio per... sì, non volevo dire okay. Sì, sì, è un'università e si perde, sì. Io cioè sommando tutto quanto più o meno ero quasi riuscito a l'entrata e l'uscita per 9 mesi, sono quasi riuscito a gestirmele in modo completo. E l'altra cosa è la conversione dei voti. Una cosa, cioè, presso tale università, l'Università di Siena, praticamente si fa a parte il learning, come si chiama? Il learning agreement. Learning agreement, sì. Si fa anche studente Erasmus modello. Come? Non sei uno studente Erasmus modello, se non ti ricordi cos'è il learning agreement. Sono passati un po' di anni, giustamente. Dai. No, sto scherzando, che voglio punzecchiare, che sono documenti così, l'application form, no, come... il learning agreement, sono documenti che per ricordarsi, no, ma questi due quelli ci devi dormire sotto il cuscino, proprio... perché è quello che è collegato al riconoscimento dei crediti. E no, è proprio quello il discorso. Ma scherzo, perché dato che gli stati poi, ripeto, uccidono per un credito, cioè, poi a distanza di tempo...
dimenticano queste cose così importanti. Infatti c'era l'università praticamente aveva creato un altro foglio, questo vabbè per aumentare burocraticamente, però mi ha risolto il problema della conversione, perché io ho scritto preliminarmente quali erano gli esami che volevano fare e mi sono stati accettati dal consiglio didattico preventivamente, in modo che io quando tornavo ero sicuro che non perdevo... questo il documento, l'accordo di apprendimento? No, era uno interno, diciamo, interno, della segreteria. Beh, una preequipollenza. Quindi non so, se, visto che lei parlava di non riconoscimento, io non capisco a sto punto perché alcune università... Purtroppo non è che lo dico io, cioè ci sono degli studi europei, tra cui uno fatto... C'è uno studio fatto dagli studenti dell'Erasmus Student Network, la ESN, che ha fatto uno studio, si chiama PRIME, PRIME sta per Problems in Making Erasmus, c'era anche lei che voleva parlare, ed è un progetto che, in cui si vede, insomma, guardatelo, è online, non ricordo se l'ho portato, mi pare di no, comunque se voi googolate Erasmus Recognition Problems, eccetera, trovate questo progetto, in cui si vede che alcuni paesi, tra cui l'Italia, è rossa in una cartina perché ha problemi di riconoscimento. Quindi, sì. Allora, riguardo alla questione del riconoscimento e l'equiparazione della votazione a livello europeo, e questo è un po' un tono polemico, bisognerebbe... innanzitutto, per esempio, a livello nazionale che ci fosse un... come dire, una standardizzazione, perché ora non so se anche questo è cambiato nel corso degli anni, è stato migliorato, però a parità di facoltà universitarie spesso il metro di valutazione era molto differente, per cui faccio un esempio, questi sono anche i dati che fornisce per esempio Alma Laurea, la media voto di laurea faccio l'esempio della facoltà Roberto Ruffilli di Forlì, era un 102, ora io parlo facendo riferimento al vecchio di ordinamento, stessa facoltà, stesso indirizzo di studi, un'università, per esempio l'università di Bari, aveva una media di 108. Questo secondo me è un problema perché a livello nazionale, prima che ancora poi... si riflette a livello europeo, provoca delle discrepanze, comunque anche, anche a livello, non so, laddove è richiesto una votazione minima, è chiaro che chi ha conseguito la laurea in una facoltà dove il metro di valutazione era a ribasso, può trovarsi di fronte a questi problemi. Quindi non so se a livello, purtroppo, diciamo, io mi accorgo anche a livello lavorativo che in Italia c'è ancora molto da fare, proprio per quanto riguarda a livello universitario, ma anche a livello, per esempio, di qualifiche professionali, titoli di studio. Grazie, un intervento molto interessante che, diciamo, va un po' oltre, ovviamente, io, infatti, lo dico... sia diciamo, il tema, sia anche il mio potere, diciamo, nel senso che, tra virgolette, sono quelle cose che effettivamente sono molto interessanti e bisogna sicuramente considerare questi dati. C'è tutto il discorso sul valore legale del titolo di studio che c'è in Italia, non c'è in tutti i paesi del mondo, no? Il fatto, il problema si pone nei paesi diciamo, in cui c'è un titolo legale, per cui tu per fare ad esempio per accedere a un certo concorso devi avere quel titolo di studio, devi avere a volte quel voto, in altri paesi questo non accade, no? Perché magari negli Stati Uniti non conta, per cui vale più in quel caso la reputation dell'università, cioè tu se sei uscito da Harvard, Yale, eccetera, hai un certo tipo di... puoi uscire anche col massimo dei voti da un'altra università, comunque vale meno di una laurea di Harvard. Cioè, quindi è un lungo discorso che, insomma, adesso non abbiamo tempo di affrontare. Comunque noi con Egracons lo stiamo facendo intanto quello che stiamo facendo noi è fotografare la situazione. Poi siamo consapevoli che questa fotografia avrà eventualmente anche un ulteriore... perché questo, diciamo, valutazioni statistiche dei voti effettivamente poi sono utili per valutare, insomma, come i voti si distribuiscono nei vari corsi di laurea, nelle varie università, eccetera, e sicuramente si deve tendere a una maggiore equità,
E quindi, insomma, sicuramente, ripeto, l'intervento è interessante, non è facile per il momento trovare soluzione a questo problema. C'era forse un attimo prima lei e poi dopo torniamo. Sì. Il mio intervento è più che altro una domanda, soprattutto in merito a quelle che potrebbero essere le sfide da affrontare nel proseguio del programma Erasmus. Da tutor effettivamente ho notato il target di persone che richiede di fare un programma Erasmus ed è un target molto variegato. Io mi chiedo se si possa pensare ad un tipo di intervento che si diversifica le destinazioni ma soprattutto lavora sulla consapevolezza delle persone che decidono di intraprendere questa esperienza, perché questo ovviamente poi ricade sulla qualità dell'esperienza stessa e sul profitto. Cioè, mi spiego, è possibile pensare a degli strumenti di formazione, di sensibilizzazione degli studenti prima di compiere questa esperienza? Perché sicuramente la motivazione dell'apprendimento linguistico è determinante per tutti e questo comporta che si vada poi a glissare, a non riflettere adeguatamente sulla pluralità di sfide che un'esperienza all'estero di studio comporta, sia personali che effettivamente poi di studio, di apprendimento e quindi il discorso poi dell'integrazione nell'università partner. A livello di apprendimento linguistico, non so se è solo una prassi dell'Università del Salento, però vengono proposti prima della partenza dei corsi intensivi di lingua. E questo può essere un ausilio. Per il resto, cioè la formazione... Tutte le lingue vengono coperte, tutte le lingue principali? Viene spagnolo, coperto... francese, tedesco, portoghese... Portoghese forse sì, però poi a livello per esempio delle lingue più particolari, noi abbiamo un sacco di accordi con università rumene, no. Non c'è, no. Okay. Però inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese sì. Ok, no, grazie per questo intervento, interessante. Ma sicuramente ci stiamo lavorando, diciamo che il problema, come dicevo prima, ecco perché è storico, cioè è importante ricordare che Erasmus nasce nel 1987, come ho già detto un paio di volte, nasce in un contesto completamente diverso, appunto, un contesto in cui il fatto di muoversi, cioè il fatto che uno studente andasse da appunto Roma a Parigi o da Lecce a Berlino era già di per sé un successo. Questo è il punto. Allora, l'attenzione effettivamente alla qualità che noi oggi stiamo cercando di avere, all'inizio effettivamente in qualche modo non poteva essere così elevata perché avrebbe costituito un'ulteriore barriera. Cioè il fatto che appunto, ripeto, in quell'88-89, cioè trovare qualcuno che fosse disponibile a andare all'estero, c'erano, ripeto, le valute diverse, i paesi erano molto meno conosciuti, non c'erano le linee low cost, non c'era internet, cioè cercate di calarvi in quella realtà. Ripeto, io insomma non sono Matusalemme, ma ricordo com'era il mondo prima di internet, cioè andai negli Stati Uniti prima di internet, quindi scrivevo le lettere, sembra oggi, cioè questo da dove viene, scrivo lettere a mano che arrivavano dopo 2 settimane, le risposte a volte di amici, di parenti, eccetera, mi arrivavano dopo due, insomma era un dialogo che oggi tu puoi avere in pochi secondi. A quell'epoca era 88, 89, fine anni appunto, insomma, 80. Io appunto oggi sono responsabile di tutto l'Erasmus di un grande ateneo europeo, la Sapienza è al quarto o quinto posto a livello europeo per gli scambi Erasmus. Eppure non solo non ho potuto fare l'Erasmus, ma l'Erasmus nasceva mentre io mi laureavo, cioè ho preso la mia laurea magistrale proprio nel 1987, pensate. Quindi, insomma, il mondo è completamente cambiato. A quell'epoca non c'era, ripeto, la possibilità di avere questa attenzione. Oggi la dobbiamo avere, però non è facile, vi posso assicurare, questo dialogo nelle facoltà con i coordinatori Erasmus che magari sono 20 anni che fanno le cose in un certo modo, con gli stessi studenti che si aspettano certe cose. Cioè, la qualità è associata poi spesso anche alla selezione, alla competizione. Cioè, questo messaggio non sempre è facile farlo passare, capite? Cioè un po', non so come, se posso essere chiaro su questo punto, è come se uno volesse dire, non so, voglio giocare nella Roma o nel Lecce o nella Juventus e improvvisamente tu dici ok, diventa un diritto andare a giocare in questa squadra o fare quella,
Cioè, improvvisamente è chiaro che forse qualcosa cambia anche nella struttura di questo, un esempio estremo, insomma, sportivo. Cioè, una competizione sana in cui tu dici, ok, giochi a calcio a livello amatoriale, benissimo, puoi giocare magari nella squadra più magari provinciale, poi magari migliori. Cioè, una sorta di, come dire, competizione molto trasparente, molto fair, molto aperta nella società, forse può poi portare a una valorizzazione di alcune realtà che oggi, capito, ci accorgiamo che serve, perché oggi come oggi, ripeto, mentre fare un Erasmus forse nell'88, 89, 90 era un'impresa che poi veniva anche vista come qualcosa di straordinario, oggi sappiamo che è un'esperienza molto utile, chi la fa ne trae grande beneficio, però poi non sempre un'azienda, per esempio, dice, ah, hai fatto l'Erasmus, allora ti spalanco le porte, non so se mi spiego. Allora dobbiamo renderci conto che accanto a una minore attenzione alla qualità, poi anche il valore del risultato leggermente decresce. Quindi, come dire, dobbiamo trovare un modo per coniugare questi due aspetti. Quindi, dicevo, da una parte, cioè, aumentiamo i numeri, sosteniamo economicamente questi programmi, perché poi le risorse, alla fine si dice sempre che non ci sono mai risorse, ma poi le risorse a volte le troviamo per le guerre o per altre situazioni. Perché non le troviamo prima per investire sull'education? Non so se avete visto il video di Malala, il suo discorso che ha fatto la UN qualche mese fa, ancora su YouTube, lo potete googolare, questa ragazza di 16 anni pakistana alla quale i talebani hanno sparato in testa ed è sopravvissuta, fa proprio questo discorso su education first, no? È un video di circa 15 minuti che è su YouTube, è straordinario perché è una ragazza giovanissima che parla alle Nazioni Unite con un'esperienza che sembra un personaggio politico di esperienza, e alla fine in pratica dice questo concetto, cioè education first, cioè investiamo sull'education, sull'istruzione, perché poi è la cosa più importante, diciamo. A valle dell'istruzione accade tutto il resto, se noi non investiamo sull'istruzione poi tanti altri aspetti della società in realtà non vanno bene e poi spendiamo comunque di più anche economicamente, cioè non è solo un discorso morale ma addirittura anche un discorso economico perché andiamo a spendere molto di più. Però insomma, ecco, dicevo, sono d'accordo sull'intervento sulla qualità, però vi assicuro che non è facile perché c'è una tradizione di un certo tipo per cui anche quando, ecco, uno dice ma serve la lingua, noi per esempio come Sapienza abbiamo chiesto l'anno scorso per la prima volta il B1 in entrata di italiano, cioè il B1 è basso, voi siete, vedo, esperti insomma di lingue, cioè B1 è basso, cioè se io vi parlo di farmacologia e voi avete un italiano B1 capite un decimo di quello che dico, proprio capite, eppure abbiamo avuto delle risposte da università straniere dicendo ma come Sapienza adesso, che ne so, tra virgolette, chiude le porte, capite? Cioè avete queste reazioni perché per 20 anni questa cosa non c'era, cioè si presupponeva che chi arrivava in Italia poi imparava l'italiano qui, e invece, ripeto, la lingua è assolutamente un elemento di qualità, cioè gli elementi di qualità dell'Erasmus sono le competenze linguistiche, il learning agreement, cioè il learning agreement va fatto molto bene, va programmato per tempo, cioè bisogna, diciamo, individuare per tempo qual è la finestra ottimale per la mobilità, cioè lo studente vuole andare subito in mobilità, ti arriva il primo anno, il secondo anno, dice voglio andare all'estero, ok, ma qual è il momento migliore per quello studente di fare quell'esperienza? La deve fare nel modo migliore, conoscere tutto il toolkit, no, come lo chiamo, cioè la cassetta degli attrezzi, devi conoscere che c'è il martello, il cacciavite, le pinze, cioè, e usare lo strumento giusto al momento giusto, se provi a svitare una vite con un martello probabilmente hai qualche problema. Quindi sapere che il toolkit adesso cambierà con l'Erasmus Plus, ma era Erasmus per studio, Erasmus Placement, Leonardo da Vinci, Marie Curie, no? Più le altre borse che le nostre università offrono, noi Sapienza offre borse per tesi all'estero, corsi di perfezionamento all'estero, post laurea, cioè, ci sono altri strumenti locali, però gli studenti europei sono già molti, quindi lo studente deve conoscere questi strumenti e programmare una mobilità di qualità, quindi essere anche un bravo studente, cioè ecco perché vi chiedevo sempre i crediti, deve fare un numero di crediti adeguato all'estero, che sappiamo essere intorno a 30 crediti per semestre. Per fare questo, diciamo, lo studente deve essere uno studente che studia anche a casa propria, cioè se uno studente
in un semestre fa 5 crediti a casa propria, se va all'estero probabilmente ne farà 0. Questo è, sono dati molto, molto elementari. Quindi cercare, con tutto il rispetto per tutti gli studenti, però di dire: guarda, l'esperienza all'estero è un'esperienza che richiede risorse finanziarie, risorse umane, perché abbiamo moltissime persone negli uffici che lavorano in questi, su questi programmi. Beh, deve essere qualcosa che, insomma, diamo agli studenti più meritevoli, gli studenti che si impegnano, cioè non possono magari tutti pensare, si svegliano la mattina e dice vado in Erasmus. Devi cercare di prepararti, di studiare, e quindi anche mettere un minimo di soglia, ecco, forse 28, 29, 30 è troppo alta, ma una soglia minima di 24, 25 di media, per proprio evitare che davvero lo studente, con tutto il rispetto, insomma, per chi magari ha qualche difficoltà, così, però lo studente che non riesce a studiare bene la propria università, spesso con difficoltà lo farà anche. Insomma, è un discorso complesso. Immaginate, insomma, ci sono varie scuole di pensiero. Io personalmente, ripeto, ci lavoro da molti anni e cerco di coniugare queste diverse esigenze, ma ecco, trovo che quando ci si spinge troppo in un senso o in un altro, si rischia poi di fare, di creare delle ingiustizie. Volevi dire qualcos'altro prima tu, forse, o no? No. Giusto, aggiungo che la mia prima scelta era il Belgio per quanto riguarda il Leonardo, proprio per ricollegarmi al suo discorso di quando si apre una porta e cercare di perseguirla. Avevo già fatto lo stage in Parlamento, avevo dei contatti a Bruxelles, era la mia prima scelta. Non è stato possibile, poi la Turchia era perché mi interessava un'esperienza, non volevo stare in Europa occidentale, diciamo, come sempre, che erano esperienze già che avevo fatto, era questa. Poi mi ricollegavo al discorso della cittadinanza europea, anche se sicuramente l'Erasmus è un programma di successo, per crearla però comunque bisognerebbe superare un deficit comunicazionale di tutta l'Unione Europea, perché è vero, con l'Erasmus raggiungiamo i ragazzi, però la popolazione dell'Unione Europea è molto elevata in media, quindi non raggiungiamo gran parte di queste persone. E una vera cittadinanza non si può formare se tutti i demeriti, tutte le criticità che abbiamo si scaricano sull'Unione Europea e tutti i successi invece se li prendono i governi nazionali. Secondo me è molto da superare questo aspetto. È giusto. Ok. E quindi come si potrebbe, allora, poi dopo torniamo ancora all'Erasmus, ma allora torniamo un attimo sulla cittadinanza europea. Come l'Europa potrebbe migliorare? Cioè, siamo quanti più o meno gli europei adesso? Circa 500 milioni, quindi 28 paesi, la Croazia è appena entrata, speriamo che entri, insomma, presto anche la Serbia, altri paesi, diciamo, dei Balcani, perché avere queste macchie bianche, diciamo, all'interno dell'Unione mi sembra un po' anche ingiusto. Sono paesi, la Serbia io la conosco abbastanza bene, è stata anche un po' sfortunata per certi aspetti, perché come sapete era una guerra civile, insomma, i croati e i serbi, chi ha studiato come voi scienze politiche o altre cose sa meglio di me queste cose, insomma, hanno avuto vari periodi di contrasto molto violento, eccetera. In qualche modo l'ultimo è stato in qualche modo provocato dai serbi, però prima i serbi in passato hanno avuto altre, quindi il fatto che sia stata così isolata, sono stato da poco, qualche settimana fa, a Novi Sad, è una città molto bella sul Danubio, un'università straordinaria, e devo dire, proprio visto la Serbia, molto isolata, cioè sono insomma, ovviamente europei quanto e più degli altri, però avendo avuto questo ruolo da cattivi, tra virgolette, nell'ultima guerra civile jugoslava, attualmente si sentono abbastanza isolati, quindi speriamo che anche loro possano entrare presto nell'Unione, perché secondo me serve proprio un paese straordinario. Belgrado, un'università ottima, Novi Sad e altre. Quindi, prego. Per quanto riguarda creare la cittadinanza, la consapevolezza di essere cittadini europei, secondo me innanzitutto per tutti i progetti, per tutto ciò che viene finanziato dall'Unione Europea, incluso l'Erasmus, si dovrebbe provvedere all'interno, quindi, del progetto, degli incontri per rendere veramente consapevoli di cosa stanno, di essere, dico privilegiati, però comunque di essere consapevoli di ciò che stanno facendo. Nel senso che ci sono alcuni ragazzi che vanno in Erasmus, non sanno da dove vengono, cioè sanno minimamente che vengono dall'Unione Europea e finisce lì i soldi. Però vanno là, non vanno a creare una cittadinanza, nel senso vanno lì per divertirsi, fare gli esami, se ne tornano e non sa nemmeno che faccia parte dell'LLP, per dire, cioè non hanno consapevolezza di cosa veramente, dell'opportunità che hanno, e né la sanno sfruttare in futuro, e così per tanti altri punti di vista.
certe volte anche nelle città vedi semplicemente scritto il cartellone, questo è stato cofinanziato dall'Unione Europea. La gente in realtà non si rende conto di quanto l'Unione Europea fa, si rende invece conto di quanto non fa nei telegiornali. E quindi questo è un gap, senz'altro, che bisogna superare. E poi, vabbè, insomma, ci sono anche tante cose da dire o da ridire anche al DG Comunicazione, che con tutti i suoi impegni, insomma, ci mette tutto, però, insomma, è ovvio che è evidente che ci sono ancora, insomma. Okay. Sono d'accordissimo. Aggiungerei che appunto al di là del programma Erasmus e quindi del livello universitario bisognerebbe puntare anche molto più, ancor prima, quindi sugli studenti delle scuole superiori, forse anche prima, dal momento che ci sono anche programmi che riguardano le scuole. Per far questo naturalmente c'è bisogno anche di personale docente, non docente, competente. Quindi da questo punto di vista probabilmente dovrebbe essere potenziato, ora da ho letto un po' di anticipazioni rispetto all'Erasmus Plus, riguardo proprio alla formazione del personale, perché possono sfruttare appieno anche le risorse messe a disposizione, perché molto spesso il problema è che magari, come appunto si diceva, le risorse ci sono, però non si sa anche come ottenerle, perché non si sa presentare un buon progetto, perché non ci sono le competenze, diciamo, quelle basilari sono quelle linguistiche, che purtroppo anche tra il personale docente e non docente nelle nostre scuole sono molto basse. Poi competenze di tipo informatico, perché quelle stanno migliorando. Stanno migliorando, però secondo me a breve ormai non lo so. Poi il fatto che le donne amano i tablets, no? Quello, ecco. Diciamo, posso fare però naturalmente una battuta, diciamo, però ha migliorato molto, no? Perché adesso vedo moltissime, insomma, sì. Donne che prima non usavano assolutamente il computer, adesso col fatto che entra in borsa, no? Quindi questo, insomma, può essere un aspetto positivo. I tablets sono diventati una si chiama killer application, no? Che ha consentito a persone di avvicinarsi al computer, che non sto scherzando. No, questo effetti è un aspetto importante, perché migliorando. Anche presentare un'application necessita di competenze, oltre che di tipo, appunto, oltre che i contenuti sono... Come quelle linguistiche sono quelle principali attualmente, sì. La barriera principale, perché l'Italia è proprio... molto indietro, ripeto, viaggiando molto mi accorgo che proprio c'è un livello molto più basso e che ci frena e ci toglie opportunità, perché ripeto, sì. Noi abbiamo fatto uno sforzo enorme per uniformare le nostre lauree a livello europeo, per dare le opportunità ai nostri laureati di avere il mercato europeo a disposizione, però in realtà poi questo mercato diventa un mercato locale, perché se uno non conosce bene le lingue, poi conosce l'inglese, quando io sento dire a qualcuno che l'inglese è facile, mi drizzano i capelli in testa. L'inglese è una delle lingue più difficili, lo sapete meglio di me, ha un milione di vocaboli, e, diciamo, non è l'inglese, insomma, the cat is on the table che uno impara a scuola, insomma, è un inglese molto... Quindi finché non capiamo quanto sia difficile l'inglese e quanto vada insegnato in maniera diversa da come insegniamo l'italiano, siamo ancora molto fermi. Cioè, nella mia vita, ripeto, che sta procedendo purtroppo rapidamente, vedo che non abbiamo fatto grandi progressi dal punto di vista linguistico, da quando ero io teenager a quando vedo i ragazzi di adesso siamo abbastanza fermi. E aggiungo, proprio a livello scolastico, a parte progetti estemporanei come appunto quelli di promozione della cittadinanza, dovrebbe essere, secondo me, inserito a livello curriculare nell'ambito, per esempio, dell'insegnamento del diritto, parlo a livello di scuola secondaria, anche una finestra che riguardi l'Unione Europea, dal momento che il nostro diritto si deve conformare a quello dell'Unione Europea. Sì. Io questa esperienza la riporto in prima persona perché... sono anche docente nell'ambito di un corso di obbligo formativo nell'ambito della formazione professionale e mi rendo conto che i ragazzi non hanno nessuna nozione di diritto dell'Unione Europea, esatto. Nessuno lo conosce, quindi secondo me, diciamo, oltre lo sforzo comunicativo che a mio parere l'Unione Europea fa molto bene, perché ha degli strumenti di comunicazione anche per gli insegnanti
tanti. Ma questo, per esempio, non potrebbe essere un altro spunto per voi, cioè, vedendo arrivato il livello così alto che c'è in questa sala oggi, cioè, voi non poteste, per esempio, anche voi attivarvi con queste associazioni che avete creato per fare formazione di insegnanti e farli partecipare di più ai progetti europei, per esempio, non può essere questa anche un'idea? Cioè formare i formatori, avere questo effetto di moltiplicazione affinché le scuole, ad esempio pugliesi, facciano più progetti europei, per esempio, perché loro adesso fanno delle cose, tipo dai miei nipoti, diciamo in varie zone italiane, che insomma chiedono i soldi per la carta igienica, cose del genere, le scuole, cioè è assurdo che non abbiano i fondi, a volte anche per cose così semplici, quando appunto ci sono molte possibilità, tramite Comenius, che adesso con Erasmus Plus cambierà il nome come è cambiato in passato, prima, come sapete, Erasmus era Socrates e così via, poi il povero filosofo è stato pensionato, è rimasto LLP, insomma le cose cambiano, ma in sostanza ci saranno sempre programmi analoghi, insomma, quindi per le scuole si possono fare tante cose. Prego. Però secondo me ci sono due limiti che mi sembrano veramente invalicabili. Uno è la didattica. Io stessa ho frequentato un liceo linguistico e nonostante tutto trovavo dei limiti veramente proprio allo piano dell'offerta formativa del liceo. Per esempio il fatto che si strutturino i 5 anni come i primi 2 prettamente di grammatica, gli altri prettamente di letteratura, imparata per molti anche quasi a memoria, perché ovviamente non c'è nemmeno un indirizzo, diciamo, comunicativo negli studi, o è grammatica con regolette, esercizi, o è letteratura. E poi, secondo me, c'è anche un limite per ciò che riguarda proprio la pedagogia. Le nozioni un po' vetuste di pedagogia di molti insegnanti che non si aprono così facilmente a progetti europei, cose del genere, visti come perdita di tempo, quello che mi toglie le ore essenziali per l'insegnamento di quelle 4 nozioni che io insegno da 30 anni sempre nello stesso modo. Quindi forse... No, sicuramente i problemi, non ci fossero questi problemi non staremmo neanche qui a parlarne. Però trovi sempre qualche insegnante più illuminato, quindi l'idea è quella che basta una persona, 2 persone sì, in una scuola, pochi, forse che ancora. Magari basta appunto coinvolgere quella persona, poi quella persona magari fa un progetto, magari porta delle risorse, gli altri vedono questo risultato, cioè a volte bastano anche degli esempi, quindi è chiaro che non sarà facile coinvolgere tutti, però è un'idea, ripeto, per voi, cioè persone che vedo qui, io vi considero già dei professionisti, cioè io vedo persone che insomma che hanno esperienza, che avete già fatto, molti di voi, insomma, dipende anche un po' dall'età, però avete già fatto 1, 2, 3 esperienze fuori, quindi voi siete pronti per fare queste cose. La mia sensazione è che siete già qualificati per lavorare realmente, quindi potete fare varie scelte, cioè cercare lavoro in vari settori, ma se decidete di rimanere magari in questo territorio, magari valorizzate la vostra esperienza internazionale con delle idee progettuali che possono portare fondi alle vostre organizzazioni e però magari anche proprio al territorio, perché queste sono idee abbastanza fattibili, capito? Formare, si possono fare tante cose. Pensate, ecco, perché io credo la lingua, quello che si sbaglia, soprattutto con l'inglese, è insegnarla in maniera classica, come si fa con le lingue latine, per cui serve una struttura. Però per quanto riguarda l'inglese, ad esempio, cose trasversali, cioè cineforum, proprio conversazioni in inglese su temi interessanti, cioè se noi qui fossimo magari con dei parlare in inglese, parleremmo delle stesse cose in una maniera piacevole, di cose che ci interessano, senza avere la fatica dello studio. Cioè si può separare, secondo me, la fatica proprio dello studio dall'apprendimento della lingua, cioè. Ed è incredibile perché i bambini imparano la lingua madre in maniera naturale, poi pretendiamo che imparino la seconda lingua in una maniera innaturale. Cioè, avete mai riflettuto su questa cosa bizzarra? No? Cioè, perché il bambino non è che si studia la grammatica e poi comincia a parlare, prima comincia a parlare e poi a 4, 5, 6 anni studia. Cioè la lingua va imparata in maniera naturale, usandola, capendo, no? Esattamente. Questo, bisogna fare questo. E tra l'altro trovo veramente scandaloso il fatto che gli insegnanti non siano nemmeno a conoscenza di tecniche di apprendimento non formale,
Cioè il fatto che molti di loro impostino la didattica solo ed esclusivamente in maniera formale. Quello, questo è un altro spunto interessante, però quello che sto cercando di fare è ribaltiamo la, diciamo l'approccio, no? Come diceva Kennedy nei primi anni 60, cioè prima di pensare quello che il vostro paese può fare per voi, pensate cosa voi potete fare per il vostro paese. Cioè, non pensiamo adesso allora che okay, la scuola è così, piove, governo ladro, eccetera. Ma diciamo che quello, cosa si può fare realmente? Cioè, persone come voi, molto diciamo, preparate linguisticamente, culturalmente, avete fatto la, cioè, perché non provate, appunto, ripeto, a fare progetti di questo genere per provare, cioè ripeto che ci sono finanziamenti, ci sono premi per questo tipo di cose, cioè transferable skills, io ne vedo tantissime e di nuovo vi consiglio di iscrivervi a questa newsletter di Eurodesk, arrivano di tutto, io ne vedo tantissime e ognuna di queste può essere un'opportunità per coinvolgere qualche persona in più a tutti i livelli della società. Ecco, gli entrepreneurs, per esempio, gli entrepreneurs hanno l'Erasmus per entrepreneurs. Quante aziende sanno che c'è l'Erasmus per entrepreneurs che finanzia la mobilità dei loro dipendenti verso altre aziende europee? Quindi magari fai, non so, produci qualsiasi cosa, non so, un prodotto alimentare qui a Lecce, magari puoi mandare una persona, non so, in Spagna o in Romania, un altro, a imparare magari come fanno loro delle cose, capito? È un programma finanziato. Erasmus per imprenditori, sì, no? Sì, quindi siamo organizzazione intermediaria, per cui residenti in Puglia fanno riferimento alla nostra associazione che fa parte di una cordata di altre organizzazioni europee. Questo è il secondo progetto consecutivo, ora siamo in attesa dell'approvazione del nuovo progetto. In effetti anche questo, purtroppo però, anche qui sottolineo una mancanza di informazione, nel senso che molto spesso non si sa di questa opportunità, sia dal punto di vista appunto dei giovani che ma potrebbero... Ma informate le camere di commercio per esempio di questo? Sì, però ecco, molte aziende... Perché il discorso è che poi con internet molte cose appunto sono cambiate, cioè mentre veramente una volta uno le cose non le sapeva, non riusciva a fare, adesso con un po' di pazienza, come vi dicevo appunto per esempio la lista da qualche parte c'è delle università che hanno l'Erasmus Charter, allora facevo l'esempio di prima, avete, non so, volete promuovere il placement di studenti stranieri qui a Lecce, eccetera, allora create delle offerte attraverso le vostre organizzazioni, eccetera, e le divulgate attraverso delle mailing list, attraverso delle strutture che si, una volta era molto difficile, era anche molto costoso mandare 100 lettere, no? Una volta cartacea era un costo, oggi mandare 100 email, se tu ti metti lì, in un'ora lo fai. Quindi ha un costo molto ridotto, soprattutto se il volontario è sottopagato, è ancora meno costoso. Quindi insomma, io ripeto, vi invito a riflettere, cioè al contrario, cioè quando vedete qualche lacuna, pensate come voi stessi potete cercare di colmare quella lacuna e trarne anche un beneficio in qualche modo personale, perché può diventare un lavoro per voi, cioè potenziare queste strutture, potenziare queste organizzazioni, può diventare un vero e proprio lavoro, perché già adesso magari qualcuno di voi ha appunto delle risorse che derivano da queste associazioni, ma se riuscite a portare più progetti, eccetera, almeno io nella mia vita, insomma, ripeto, ho sempre cercato di fare così e ho diversi progetti miei che in qualche modo gestisco direttamente, più altri progetti di Sapienza, eccetera, ma sempre pensando in una maniera positiva. Quando cominciò appunto il Leonardo da Vinci, io mi accorsi appunto che per esempio i nostri ragazzi laureati in farmacia, eccetera, avevano poche opportunità di lavoro. Creammo questo progetto di stage presso le aziende farmaceutiche, allora mi misi lì con pazienza a contattare queste aziende, alcune di queste non rispondevano ovviamente, quindi hai un success rate, ne parlavo prima con una vostra collega, il success rate è basso, quando fate qualcosa, spesso il 5-10% delle cose che fate a buon esito, ma questo non vi deve scoraggiare, cioè vuol dire che se voi volete avere 2-3 possibilità dovete diciamo fare un numero di prove che spesso è 10-15 volte superiore a quello, quindi non vi dovete, se voi vi scoraggiate dopo 4-5 tentativi, il 10% di 5 tentativi è un numero inferiore diciamo
all'unità, per cui è zero. Quindi dice, ah, non sono riuscito a fare nulla di quello. Perché? Perché hai fatto solo 3, 4, 5 tentativi, ne devi fare spesso 10. Poi il success rate migliora, cioè più acquisisci esperienza, più il tuo success rate migliora perché migli meglio, hai più esperienza, conosci le cose, conosci persone, cioè migliora. Ma quando sei molto giovane il success rate è basso nelle cose, capito? Quindi, secondo me, ripeto, l'Europa offre molte opportunità progettuali e poi quando hai un progetto europeo anche la tua visibilità aumenta, migliora, ti dà reputation, a volte puoi viaggiare in altri paesi e quindi portare queste idee anche fuori. Okay. Una cosa che però appunto finora non abbiamo detto è che però anche questi fondi europei complessivamente sono bassi, cioè l'Europa nel suo complesso investe, come sapete, circa l'1% del PIL, del GDP europeo sui fondi europei, quindi che ne dicano gli euroscettici, eccetera. Parliamo di pochi soldi, cioè gli Stati Uniti hanno circa un budget condiviso, se non ricordo male, intorno al 20%, no? Cioè il loro governo federale. Noi, come europei, condividiamo una quantità molto, molto più bassa. Quindi anche, non so, l'Erasmus Plus, diciamo, parliamo di, mi pare l'ultimo numero, mi pare sia 17 miliardi di euro dal 2014 al 2020. È poco complessivamente, cioè sono più soldi di quanti non ce ne fossero prima. Horizon 2020, il progetto per la ricerca, sono, mi pare adesso l'ultimo numero è tra 75 e 80 miliardi di euro, sempre nello stesso periodo, il settennato dal 2014. Però parliamo di cifre per un'area di 500 milioni di persone che comunque è basso. Quindi dovremmo spingere, e noi come italiani abbiamo un buon ruolo perché siamo membri fondatori, diciamo, dell'Unione. I trattati di Roma, che non sono, vengono mai citati da nessuna parte, erano i trattati appunto di Roma con cui nasce la Comunità Europea del 57, e c'è all'Euro a Roma questa piccola piazza, 25 marzo se non ricordo male, 1957, che è una piazza insignificante, cioè non è che hanno preso una piazza vicino alla Piazza del Popolo, è una piazzetta vicino a Roma 2, se chi è venuto a fare shopping a Roma conosce questo centro commerciale che sta all'Euro, ma nessuno la conosce, manco sanno perché si chiama 25 marzo. Cioè, dà la misura di quanto l'Europa, di cui a volte ci riempiamo la bocca, poi concretamente non viene valorizzata. Quindi siamo membri fondatori, siamo un grande paese contributore dei fondi europei, perché li perdiamo pure, perché non riusciamo appunto a tirarne abbastanza, alcuni non riusciamo neanche a spenderli completamente. Però probabilmente complessivamente, per un'unione ancora più forte, dovremmo spendere di più. Cioè, politicamente in questo momento questo concetto non credo che sia neanche molto opportuno portarlo avanti, ma la cifra complessiva è bassa. Cioè, va ricordato alle persone che stiamo litigando, spesso si litiga per l'1% del budget complessivo, quindi sicuramente è poco. Un'altra cosa che volevo portare alla vostra attenzione, a proposito dei successi di Erasmus, qual è un altro successo importante che finora non abbiamo molto considerato? Che abbiamo parlato della cittadinanza europea, gli scambi, l'apertura, aspetti interculturali. Qual è un altro elemento fondamentale che non abbiamo ancora mai considerato? Libera circolazione, sì, che poi arriva con Schengen, il trattato di Schengen è collegato, però diciamo un po', forse io sono chiaramente, come sapete, un fan di Erasmus, come avete capito, però forse dire che Schengen derivi da Erasmus forse è un po' forte, scientificamente non provato in parte. Invece qual è una cosa proprio direttamente derivante dall'Erasmus? Allora, Erasmus comincia nel 1987, alla fine degli anni 90 viene fuori un'altra cosa importante, che è anche l'euro, diciamo, sì, un po' forse forzato dire, insomma, che derivi però insomma tutte queste cose sicuramente hanno, però c'è proprio un processo che deriva dall'Erasmus, che si chiama il processo di Bologna, no? Il Bologna Process, 1999. Cioè, quello che noi in Italia chiamiamo 3 più 2, no? È un fenomeno che sicuramente, ormai è provato, deriva dall'Erasmus. Perché? Perché questi scambi, appunto, erano scambi eroici. Cioè, 89, 90, 90, cioè questa gente andava fuori. Adesso noi ci lamentiamo del learning agreement, del riconoscimento, però immaginate che quando c'era una situazione in cui proprio le lauree erano diverse. Cioè, non c'era il concetto della laurea triennale, per cui tu, non so, facevi una laurea
un certo tipo, avevi l'equivalente in Francia, in Germania, cioè le lauree erano completamente diverse. Io vi ho detto, insomma, nella mia modesta esperienza, quando dovevo spiegare cos'era la mia laurea negli Stati Uniti, io ci mettevo ogni volta 10 minuti e un quarto d'ora, perché per me, io, i primi giorni, arrivavo lì e dice, I have a degree, no? Per me, avevo imparato in inglese che laurea era degree, e dice, e loro subito mi chiedevano, ok, what kind of degree do you have? Cioè, che tipo di laurea, no? Perché ovviamente per loro, è come oggi dire, ho una laurea, uno subito ti chiede cos'è, una triennale, una specialistica, no? Quindi immaginate subito questa domanda. Io dovevo spiegare che per me era l'unico titolo di studio. Io ero laureato, ero dottore, per me la vita era semplice, invece ho imparato che non ero affatto dottore, cioè che il to be doctor devi avere un dottorato in America come in altri paesi, diciamo, europei, insomma, non solo noi siamo rimasti, ci prendono anche un po' in giro, se posso dirvi, che si diventi doctors, diciamo, con la magistrale è una cosa che suscita una certa perplessità negli stranieri. E quindi ecco, fondamentalmente c'era questo problema, quindi l'Erasmus si innesca con una mobilità che era molto ridotta, perché vi ho ricordato che adesso viaggiamo sui 250.000 studenti l'anno, ma si è cominciati con numeri bassissimi, credo che il primo anno fossero meno di 5.000 le borse Erasmus erogate alla fine, quindi un numero di studenti molto basso, però che subito innesca questi problemi, perché la gente muovendosi si rende conto che proprio le lauree erano completamente diverse. Quindi un gruppo di ministri dell'education, quindi dell'istruzione, illuminati, tra cui il nostro ministro Luigi Berlinguer dell'epoca, si riuniscono nel 1998 a Parigi, alla Sorbona. Quindi in realtà la prima riunione importante del processo di Bologna è alla Sorbona e si danno appuntamento l'anno dopo a Bologna, la più antica università europea, ma non del mondo, perché io sono stato quest'anno anche alla Magna Carta a Bologna. In realtà, quando si dice che è la più antica, ci dimentichiamo di alcune università arabe di altissimo valore che erano state create nell'Ottocento, Novecento, quindi probabilmente Bologna non è la più antica università del mondo, come si dice, ma la più antica università europea, comunque del mondo occidentale. Si riuniscono quindi nel 99 per definire questa armonizzazione dell'architettura della higher education europea, dell'istruzione. Quindi un grandissimo risultato, perché da quel momento in poi in effetti la mobilità, diciamo, diventa molto molto più facile, perché le lauree comunque si armonizzano sui tre livelli del bachelor, master e PhD. L'Italia anche è anomala in questo, perché abbiamo creato il dottorato molto recentemente, ci sono paesi che hanno il dottorato da molto più tempo. Peraltro l'abbiamo creato dando a questo titolo un nome particolare, ci abbiamo inserito ricerca nel titolo, dottorato di ricerca. In altri paesi non è così, PhD vuol dire Doctor of Philosophy, che poi non vuol dire niente, è un acronimo che ormai usano tranquillamente, quindi tu puoi essere PhD in Biology, PhD in Economics, cioè è rimasto l'acronimo che in realtà non ha più un significato reale. Però noi, avendolo chiamato dottorato di ricerca, abbiamo fatto anche una scelta molto particolare che pone dei problemi, perché molte aziende poi non assumono i dottori di ricerca. Qualcuno di voi ha un dottorato? Qui forse non ha nessuno. Comunque chi prende un dottorato, che fa anche una gran fatica per prenderlo, eccetera, poi spesso non sempre trova un riconoscimento completo di questo titolo, perché le aziende dicono, no, ma tu sei un ricercatore, a me non serve un ricercatore perché mai non faccio ricerca, non sapendo che poi i dottori di ricerca acquisiscono anche molte transferable skills, cioè molte competenze trasversali nel fare un dottorato che poi comunque possono essere utili alle aziende. Insomma, comunque, questa struttura a tre livelli, quindi bachelor, master, PhD, favorisce molto, ripeto, il riconoscimento dei titoli, che in teoria, come sapete, dovrebbe essere garantito dalla Convenzione di Lisbona del 1997, che peraltro è anch'essa abbastanza disattesa, perché ci sono una serie di problemi. A volte noi in Italia facciamo rilaureare persone che vengono da paesi, appunto, di cui dovremmo avere maggiore considerazione, perché non riconoscendo completamente i titoli che loro acquisiscono. Con il processo di Bologna nascono delle cose che voi date per scontate, ma che ai miei tempi non c'erano. Quali sono? Sistema dei crediti non esisteva, io non avevo crediti quando ho studiato, per cui non c'era la misura di che cosa? Cioè il credito misura l'impegno, il workload, cioè l'impegno dello studente. Quanto vale un credito? 25 ore di lavoro dello studente.
che anche questo è un concetto relativo, cioè molte volte invece comunque non viene perfettamente riscontrato. Però c'è una misura, cioè lo studente può fare adesso più in maniera più trasparente fare questa verifica. Cioè io quando studiavo, se il professore mi dava 10.000 pagine da studiare, beh, ho fatto una laurea scientifica in cui insomma, il numero di pagine non è tanto rilevante quanto quello che c'è scritto nelle pagine, però insomma se ti dava un lavoro eccessivo non c'era uno strumento per dire questo è troppo, cioè, no? Oggi c'è, cioè se io do troppo lavoro ai miei studenti, lo studente dice beh, questo, per fare questa cosa io ho bisogno di 1.000 ore mediamente, allora lei non ha diciamo 1.000 diviso 25 x crediti, quindi mi sta dando troppo lavoro, cioè lo studente si può lamentare e quindi magari andare che ne so, da qualcun altro e dire questo è un pazzo furioso, mi fa lavorare troppo, mi seguite? Quindi studente dei crediti è fondamentale, che è accettato a livello europeo con un po' un'eccezione inglese, perché gli inglesi hanno un po' dei crediti un po' più light, per cui in realtà loro hanno un numero di ore in cui spesso la conversione dei crediti con l'Inghilterra non la facciamo uno a uno, ma consideriamo i crediti inglesi più light di quelli italiani o anche altri europei. Un altro elemento importante del processo di Bologna che viene introdotto e che, ripeto, ai miei tempi non c'era. Perché date così per scontate queste cose che, diciamo, le learning outcomes, no? Cioè diciamo, gli obiettivi dell'apprendimento, no? Attualmente io quando scrivo il programma, devo fare il mio programma, devo scrivere quanti crediti ho indicato nel mio programma e anche quali sono le learning outcomes, cioè cosa lo studente deve sapere quando esce, diciamo, dal mio corso. Per cui anche qui ci sono varie barzellette in giro. Una abbastanza famosa, non so se l'avete mai sentita, è quella sulla la bicicletta, cui il tipico corso sulla bicicletta in cui si comincia con un paio di crediti su storia della bicicletta, poi c'è un altro paio di crediti su diciamo, confronto delle biciclette nel mondo, poi insomma la faccio breve, può essere anche molto più lunga, insomma con questo corso sulla bicicletta in realtà lo studente non va mai in bicicletta, quindi il concetto è che, per farla breve, è importante che se tu scrivi nelle learning outcomes che lo studente al termine del corso saprà andare in bicicletta, devi prevedere dei crediti sull'uso reale, quindi devi avere delle biciclette da offrire alle studenti. Cioè, è un esempio banale, ma insomma è importante perché poi spesso l'università su queste cose ha problemi, no? Perché ovviamente magari non so, non hai le risorse, non hai i laboratori, non hai delle cose che insegnino realmente allo studente, no? A fare certe cose. Pensiamo all'ingegneria, pensiamo con le lingue, magari deve avere dei laboratori, deve avere delle cose. Ok, insomma, quindi il processo di Bologna, come capite, è una grandissima rivoluzione. Cioè dopo, voglio dire, secoli e secoli in cui le università erano completamente separate, col processo di Bologna c'è questo progetto di... Voi volete fare una pausa a un certo punto, immagino. Volete fare una pausa? La facciamo a breve, in modo che poi, perché abbiamo tempo poi fino alle 2 più o meno, quindi facciamo una pausa adesso a breve, 10 minuti. Ok, allora, chiudo un attimo brevemente questo discorso. Quindi, è una cosa straordinaria. Cioè, in fin dei conti, pensate, dal 99 a oggi sono passati solo 14 anni, quindi pochissimo rispetto a una tradizione secolare. Eppure abbiamo fatto dei grandissimi progressi, perché appunto abbiamo cominciato a ragionare insieme su questa armonizzazione. Con dei paesi, ad esempio l'Italia è andata abbastanza, tutto sommato, rapidamente, abbiamo avuto subito la legge, diciamo, con il 3 più 2, poi insomma c'è stato un po' di discussione, però insomma tutto sommato siamo andati abbastanza avanti. La Germania, ad esempio, è stata molto restia a procedere col processo di Bologna perché aveva e ha un sistema eccellente. I tedeschi giustamente pensano di essere comunque precisi, di far bene le cose, cioè, quindi non prontamente hanno accolto questa riforma, però insomma alla fine ci stiamo arrivando comunque rapidamente. Allora perché? Cioè, se è così positivo, no? Questo processo, io ve lo dico, ripeto, da persona che diciamo, il mio titolo di studio e la mia esperienza all'estero è stata fatta prima del processo di Bologna, quindi vi dico quali erano tutti i problemi che c'erano prima, perché ancora oggi in fondo c'è una certa, un altro, un po' come l'Europa, no? È così positiva, eppure siamo anche così critici nei confronti del processo di Bologna, perché io sento spesso delle critiche. Quali sono le critiche prevalenti che si sentono? Avete sentito
cioè sul 3 più 2, no? Sono tutti felici e contenti o ci sono delle critiche? Ecco. Vediamo quali sono le critiche, perché poi spesso invece ci dimentichiamo, capite, questi altri vantaggi fondamentali della... Vediamo. Fatto solo adrenale non sei abilità, non sei considerato pieno, non avere tutte le conoscenze. Ecco, anche se sulla carta invece ci dovrebbero essere, cioè... Però questo sempre sulla triennale è importante, cioè, però vedete, è anche un problema intanto contingente. Cioè, tenete conto di una cosa, che è ovvio che in un momento di crisi in cui c'è, diciamo, disoccupazione, un'azienda si trova allo stesso prezzo praticamente a prendere o uno che c'ha la triennale o uno che c'ha la specialistica, è ovvio che prende quello che c'ha con la specialistica. Quindi è un po', perché in Germania per esempio non c'è questo problema della disoccupazione dei laureati con la triennale, o comunque è molto inferiore. Cioè è un mercato differenziato in cui tu dici voglio la persona con una certa specializzazione, poi sai che se prendi quello che c'è il master vale un po' di più, tra virgolette, perché ha studiato di più, oppure puoi prendere quello che è il dottorato. Cioè l'Italia e altri paesi adesso hanno una situazione flat, no? In cui le competenze... Le aziende dicono ma tanto è uguale, tanto questi all'università hanno fatto cose teoriche, gli insegno tutto io di nuovo e prendo quello che, come dire, a parità di tutto mi costa meno. Cioè non c'è questo apprezzamento del... Però nel sistema ideale ci dovrebbe essere una forte differenza tra la triennale e la specialistica. Prego. Vabbè, tra le altre critiche, il fatto che bisogna scrivere due volte la tesi, ci siano due discussioni, alcune volte si traduce un po' in una perdita di tempo. E soprattutto per la laurea triennale, almeno io parlo per la mia, noi non avevamo nemmeno una tesi vera e propria, era un elaborato finale, quindi erano una trentina di pagine che in realtà portavano via, anche se erano poche, comunque la ricerca portava via un bel po' di tempo, quindi il sapere di rifarlo poi dopo due anni, questo era un altro... Questo, anzi, e poi ma una a volte critica... può essere anche il contrario, c'è qualcuno che dice anzi che queste opportunità sono opportunità di approfondimento, in cui lo studente in fondo nel fare una tesi fa un lavoro proprio, impara delle cose, quindi il fatto di fare due tesi io non lo vedrei così negativamente, insomma sempre sono due elaborati. Sì, poi magari può essere un po' breve quello della triennale, però comunque quello sì, però comunque è sempre un'esperienza in cui lo studente fa qualcosa di suo, e tutto sommato in un'università così, in cui al contrario magari diamo più importanza a volte alla conoscenza ex cattedra, no? In cui magari lo studente, diciamo, no? Quindi. E poi io parlo almeno del nostro caso, e molto spesso la magistrale si è trasformata in una sorta di ripetizione di qualcosa già fatto. Questo è cioè, è abbastanza grave. Questo non dovrebbe essere. Sì. Cioè, soprattutto nello studio di una lingua o di una letteratura, andare a ripetere, rivedere delle cose, addirittura forse questo era un problema dell'università di Lecce, mancanza di fondi o problemi a livello di docenza, avere addirittura gli stessi docenti che insegnano la stessa materia con un programma molto simile, quindi... Vabbè, questo diciamo, questo ecco... Però effettivamente sono dei problemi, come dire, che non dipendono tanto dal processo, dal nobilissimo processo di Bologna. Sì, ci saranno delle... tanto da altre questioni, che sì. Cioè dall'applicazione, cioè, sono d'accordo che non sì, dovrebbe sono essere, delle conseguenze forse non poi non dovrebbe essere... che cambiano da Ateneo ad Ateneo. Vabbè. Svolti dell'università in Italia non vengono minimamente retribuiti. In Germania, ad esempio, comunque, vengono anche in parte retribuiti. Già dalle scuole superiori, comunque, i ragazzi vengono inseriti in degli ambiti lavorativi. Ulisse, qualche giorno fa, si parlava di questo, mi pare. Non so se l'avete visto, c'era Piero Angela che faceva vedere dei ragazzi in Germania che lavoravano. Io stessa, prima di lavorare in albergo, ho effettuato un corso e ho lavorato per un'intera stagione totalmente gratis. L'ho fatto consapevolmente, comunque per apprendere. Però non mi è stato retribuito. Sì. No, questo è un altro problema. A volte, diciamo, vi posso dire che la retribuzione obbligatoria a volte diventa un'altra barriera, nel senso che ci sono delle situazioni in cui, per esempio la Francia è un caso tipico, hanno fatto passare questa legge della retribuzione obbligatoria, a volte non riesco più a mandare dei tesisti a loro, per esempio perché li considerano tirocinanti, stagea,
e dicono che non li possono pagare e non li prendono. Quindi attenzione, è un'arma a doppio taglio. La retribuzione, cioè in un sistema in cui non ci sono risorse, l'obbligatorietà della retribuzione degli stagiari è pericolosa per quello, perché a volte non riesci proprio a pagarli e quindi non li prendi. Di conseguenza la valenza del tirocinio. Sono d'accordo, sarebbe l'ideale. Dall'altra, ecco, l'università dovrebbe cercare, insomma, di formare meglio, per cui dare effettivamente anche a questa azienda uno stagiaire che poi diventi anche, cioè, come dire, ci sia un bilanciamento tra quello che lo stagiaire apprende e l'apporto che dà, perché ovviamente anche un'azienda dice non è un'organizzazione non profit che lo fa tanto per, cioè deve, at the end of the day, come si dice, avere un profitto, per cui se prende degli stagisti bravi, li prende volentieri. Io, ecco, vi dico, questa esperienza, Leonardo mia, per esempio, poi un giorno, se volete, vi racconterò, insomma, come facciamo una selezione molto dura, è un programma nazionale, tra l'altro molti ragazzi di Lecce anche hanno partecipato, e è un programma molto, molto selettivo, però le aziende poi mi contattavano dicendo quando arriva il prossimo lunedì, non l'anno prossimo, cioè, capito? Quando, voglio dire, le aziende vedono che lo stagiaire è bravo, poi dopo anche loro li chiedono. Quando diventa un peso per loro, dopo un po' ti chiudono i canali. Cioè, quindi stiamo attenti a... Bisogna comunque essere minimamente incentivati, perché altrimenti il tirocinio perde valenza. Sì, sì, sono d'accordo, però vi dico dall'altra parte quali sono i problemi. Come anche, non so, adesso sapete gli stage, c'è tutta una regolamentazione molto restrittiva, per cui non li potete fare dopo di 12 mesi, non se ne possono fare più di 2, insomma c'è tutta una serie di cose, per cui ci sono delle persone che non riescono a entrare nel mondo del lavoro entro il limite, no? E poi non possono più fare stage, per cui io vedo tante situazioni, insomma non voglio entrare in questa labirinto perché è complesso, però sicuramente si può fare meglio. Ok, e altri problemi invece, ecco, o altre cose ancora positive del Bologna Process? Quindi una delle lamentele che io sento, per esempio, è la triennale è molto compatta, no? Per cui c'è per esempio poco spazio per i tirocini, no? Perché, Per esempio, secondo me bisognerebbe introdurre il tirocinio obbligatorio, perché a mio avviso sono dei crediti diversi rispetto a quelli acquisiti con gli esami, per cui io ho sentito molto spesso, nel nostro caso era obbligatorio, però amiche in altri corsi di laurea che dicevano no, ma perché perdere tempo ad andare a fare un tirocinio? Io mi converto quell'esperienza in qualcos'altro e faccio un semplice laboratorio con una relazione, per esempio, e ho preso quei 10 crediti, 8 crediti di tirocinio. Minimamente, sia per spesa magari di viaggio, di mezzi pubblici o anche personale, comunque bisogna spostarsi. C'è un dispendio anche minimo, ma c'è almeno la copertura di spesa è necessaria, poi bisogna anche vedere le condizioni economiche di ognuno dei tirocinanti, altrimenti giustamente poi in parte qualcuno può trovare più comodo convalidare un'esperienza già fatta. Grazie, allora direi fermiamoci allora per 10 minuti e un quarto d'ora e poi riprendiamo. Stiamo parlando appunto del processo di Bologna, che appunto è un processo di grande successo, appunto abbiamo detto anch'esso è un altro, diciamo, programma molto noto all'estero, cioè anche quando vado fuori dall'Europa, le cose più note dell'Europa sono proprio il processo di Bologna, il Bologna Process e l'Erasmus, cioè magari la gente non conosce Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci, no? Però conoscono molto l'Erasmus, conoscono il Bologna Process. Quindi è sicuramente una storia di successo. Abbiamo detto che ha portato grandi vantaggi, quindi il sistema dei crediti, la possibilità della mobilità internazionale, più facile per questo quanto riguarda questo diciamo, riconoscimento più facile delle lauree, no? Per cui diciamo, una maggiore trasparenza delle lauree, le learning outcomes, eccetera. E, sicuramente un problema, abbiamo detto, dell'occupabilità, soprattutto a livello della triennale e soprattutto per quei paesi per cui la triennale è una cosa nuova, cioè sicuramente, ripeto, in Inghilterra o negli Stati Uniti il bachelor esiste da molto tempo,
per cui essendo molto tempo, diciamo, le aziende si sono abituate già molto tempo fa ad assumere magari un laureato triennale per alcune mansioni e un laureato della specialistica o un dottore di ricerca per altre. Paesi come il nostro ovviamente richiedono più tempo, perché spesso io lo sento anche in televisione, magari quando parlano delle statistiche, cioè dicono i laureati, no? Cioè è molto generico, anche un servizio giornalistico che parla dei laureati, a me la prima cosa che viene in mente è che laureati sono, cioè li avete distinti, magari lo hanno fatto, però nella terminologia dicono i laureati, la laurea, ma quale laurea? Cioè abbiamo un livello basso di laureati, ma di quale laurea stai parlando? Cioè non è più scientificamente corretto parlare di laurea in generale quando abbiamo due tipi di laurea e più abbiamo un dottorato di ricerca che appunto abbiamo detto tende ancora ad essere prevalentemente... Okay. Poi c'è un altro vantaggio che è stato introdotto, diciamo, dal processo di Bologna, che qualcuno di voi ha già sfruttato, da quello che mi avete detto all'inizio. C'è un altro vantaggio interessante del processo di Bologna rispetto a quando una laurea, per esempio, quinquennale era un tutt'uno. Qual è il vantaggio? La possibilità di cambiare... La mobilità anche nazionale, cioè anche all'interno della stessa città, cioè Roma, per esempio, ha diverse università, uno può dire faccio... la triennale, non so, alla Sapienza, poi trovo una specialistica, una magistrale molto buona, Roma 3, a Tor Vergata, eccetera, mi sposto, quindi magari senza cambiare casa, senza spendere soldi, però magari ho un'offerta formativa maggiore, quindi c'è questa mobilità nazionale che sicuramente prima non c'era. No? Qual è un altro vantaggio, sempre un pochino collegato a questo concetto? Cioè, fare un settore che è correlato, ma non quello uguale. Esatto, quindi una flessibilità, quindi non solo una mobilità fisica, ma anche in qualche modo una maggiore flessibilità, cioè tu fai una triennale di un certo argomento e poi magari ti indirizzi, sei più maturo, hai già fatto una tesi, no? Che ne dica la vostra collega, comunque la tesi un pochino ti porta a maturare perché fai un lavoro tuo in qua, e ti accorgi che alla fine di quella tesi dici ok, ma guarda che la specialistica c'ho gli stessi docenti, fammi cambiare città, cioè lo puoi fare. In passato invece non era così, cioè quando magari in passato tu avevi la laurea, che magari avevi comunque lo stesso docente, magari al terzo anno e al quinto anno, non potevi cambiare perché eri ingabbiato in quella, no? E qual è un altro vantaggio sempre un pochino collegato a questo? Puoi cambiare a quel punto paese, sicuramente, ancora un'altra cosa? Esatto, puoi cambiare, sì. Poi ancora un altro vantaggio. Ha ridotto il processo di Bologna il cosiddetto drop out, cioè l'abbandono praticamente, soprattutto sulle lauree quinquennali. Io ho degli amici o dei colleghi che non so che hanno fatto ingegneria, sono arrivati a 3 esami dalla fine e non sono mai laureati. Cioè in mano non hanno nulla, è come se non avessero nulla. Oggi come oggi questo accade più di rado, perché alla fine comunque se tu hai una triennale, magari ti accorgi che non hai la passione della vita tua a studiare o che magari hai difficoltà, comunque fai uno sforzo, sta triennale te la prendi e magari ti fermi lì. Comunque hai un titolo di studio, non hai il nulla. Poi magari, che ne so, prendi la triennale e magari, non so, ti capita qualcosa. Pensate, ecco, uno degli aspetti che vengono discussi soprattutto nei paesi del nord Europa, non so, si chiama social dimension, no? La dimensione sociale dell'istruzione. Una donna magari, non so, può avere un bambino, eccetera, quindi magari ti devi interrompere gli studi, comunque magari fai uno sforzo, prendi una triennale, cioè non perdi completamente quello che hai fatto come accadeva prima, cioè accadeva prima che veramente il drop out era abbastanza... Quindi diciamo, il processo di Bologna è sicuramente, diciamo, uno dei grandi vantaggi, secondo me, di quello che ha portato, diciamo, ci ha portato l'Erasmus. Poi appunto, come sapete, l'Erasmus Plus adesso cambierà di molto le cose, perché tutti questi programmi di cui stiamo parlando, quindi Erasmus LP, appunto Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, si riuniranno in questo grande programma che si chiama Erasmus Plus, appunto dal 2014 al 2020. I bandi non sono ancora usciti, comunque pian piano stanno filtrando un po' di informazioni che vi consiglio di seguire, perché ne parlavamo anche adesso con un vostro collega, cioè queste calls, diciamo, quando escono vi danno un po' di tempo per preparare i progetti, però alcune informazioni a seconda dei settori un pochino filtrano
anche non so, nei meetings, no? Vi consiglio di partecipare ai vari meetings che vengono organizzati, qui a Lecce sicuramente ce ne sono, a Roma ce ne sono molti veramente che vengono organizzati. Quello può essere utile perché non solo imparate dagli speakers, quello che dicono gli speakers, ma anche a volte si fa networking, no? Tra le persone magari che in Italia lavorano in questo settore, si fa amicizia, quindi magari ci si informa a vicenda sulle cose, eccetera. E quindi, ecco, quello che io dico, soprattutto dopo avervi conosciuto, insomma, aver visto questo livello così alto della vostra formazione, fate più progetti con gli schemi, diciamo, europei che sono a disposizione, e l'Erasmus Plus riguarda soprattutto l'education, la mobilità, ripeto, ma non solo, e quindi possono essere appunto progetti culturali di vario genere, cioè non solo di mobilità, ma anche appunto, quindi partite da un'idea e poi cercate di individuare la call ottimale per cercare di avere successo, diciamo, su quel tipo di progetto. E se non va bene non è una tragedia, cioè un progetto si può, insomma, tra virgolette, riciclare, si può recuperare, perché spesso, insomma, se è scritto bene comunque lo puoi, diciamo, cioè ti accorgi, innanzitutto lo presenti, ricevi delle critiche in base a questo progetto e queste critiche sono utili, cioè perché ti dicono magari questa cosa mancava, non è chiara, cioè ti accorgi che tu pensi che una cosa sia chiarissima, la scrivi, la presenti e dalle valutazioni ti accorgi che non hanno capito cosa volevi dire. Quindi lì bisogna fare autocritica, non bisogna dire quello non ha capito niente. Cioè, se non ha capito, è sempre c'è una doppia responsabilità. Cioè, anche chi ha scritto, evidentemente, dava per scontato delle cose. Cioè, spesso si fa l'errore di dare per scontato delle cose, perché magari tu hai una competenza specifica molto elevata, fai un progetto in un certo settore, il valutatore non ha quella competenza specifica, quindi non capisce qual è l'idea progettuale, cioè qual è la novità della tua idea. E i valutatori dei progetti europei non sempre sono specialistici, cioè sono, soprattutto sui progetti Erasmus Plus, sono valutatori che valutano, cioè che valutano l'idea progettuale, capito, che deve essere chiara, per cui non devi entrare nel dettaglio magari del problema tecnico, ma spiegare qual è la carenza, la problematica che tu vuoi affrontare, qual è la soluzione che proponi. La soluzione deve essere fattibile, deve essere sustainable, deve essere sostenibile, cioè ti danno un finanziamento per un anno. Che succede dopo un anno? Cade tutto perché è finito il finanziamento, oppure tu inneschi un meccanismo virtuoso per cui quella cosa procede, per cui magari tu crei una rete che poi magari continua. Allora, quello viene molto apprezzato, è la sostenibilità del progetto, che in molti progetti è obbligatoria. Se tu non dimostri in maniera convincente che il progetto è sostenibile, non te lo finanziano, perché devo sprecare questi soldi per una cosa che dura un anno e poi finisce lì. Capito? Il management, cioè come viene gestito il progetto, per cui magari mettere in maniera chiara qual è l'esperienza dei proponenti, cioè se un'organizzazione, ecco perché vi dicevo, magari non è facile avere progetti europei, ma se ne comincia ad avere qualcuno, quello tra virgolette fa curriculum, per cui tu nel progetto metti in evidenza che hai già avuto altri finanziamenti, che magari hai già gestito delle attività ad alto livello bene, capito? Quindi più uno è, diciamo, si presenta bene, più dico, beh, questa, l'idea funziona, è sostenibile, è ben gestita, chi la propone ha una buona reputazione e quindi la finanziano, capito? E bisogna provare. Avete domande su questo? Pensate a breve di presentare progetti, di fare, adesso parliamo in generale, ecco, di come si possono mettere a frutto queste competenze con persone appunto come voi che hanno queste competenze, quindi magari, non so se volete chiedermi qualcosa in questo senso. Cioè, a me, ripeto, è capitato così, insomma, di avere appunto, abbiamo individuato questa problematica, per esempio, della conversione dei voti, abbiamo cominciato a parlarne 2-3 anni fa, poi abbiamo aspettato la call giusta e abbiamo scritto il progetto dimostrando che era una barriera alla mobilità di qualità, cioè dimostrando però in maniera chiara, se tu cominci a parlare in generale, ok, il voto è... Abbiamo portato dei dati dicendo guarda che attualmente la conversione dei voti in Europa è fatta male e questo rallenta la mobilità di studenti bravi che non vanno in mobilità perché avrebbero i soldi, avrebbero la possibilità, non ci vanno perché pensano che abbasserebbero la loro media, per esempio. Allora con questi dati il progetto è stato finanziato, per esempio, e sta andando abbastanza bene. Questo è solo un esempio.
oppure appunto non so, l'altro Leonardo che ho, appunto questo era abbastanza intuitivo per noi, però dire ok, i nostri laureati, non so, del settore scientifico, farmacia, CTF, biologia, eccetera, sono bravi, però non hanno molte possibilità di fare stage, pratiche, eccetera. Avevo contattato già delle aziende che avevano, ecco, mandato delle lettere di intenti, molto spesso avete bisogno di lettere di intenti di partners potenziali, cioè dire non c'è solo il partner che già è nel consorzio, ma magari in questo caso del placement, queste aziende avevano mandato delle lettere dicendo qualora voi doveste avere i fondi, noi ospiteremo i vostri laureati, capito? Quindi lettere, in questo caso erano aziende farmaceutiche abbastanza importanti, anche quello è stato convincente, dire ok, questo noi si sveglia la mattina, è un progetto che sono circa 250.000 euro l'anno, no? Per cui sono parecchi soldi, e non è che te li danno così, devi dimostrare che c'hai dietro magari un'università che comunque ti sostiene, quindi non so, c'era la lettera firmata al rettore, abbiamo usato anche noi un'organizzazione non profit per la gestione dei fondi, per cui il progetto è coordinato da Sapienza ma gestito da un'altra organizzazione, perché quello ci semplifica la vita, perché sennò la nostra ragioneria ci fa impazzire con le cose. E a quel punto, per esempio, tu hai una situazione ottimale in cui puoi dimostrare che c'è bisogno di quella cosa ed è un'idea. Ecco, voglio solo stimolarvi a pensare a possibili idee progettuali che magari potete portare avanti con i nuovi strumenti che ci sono, ripeto, Erasmus Plus e anche Horizon 2020, per cui anche quello, Horizon ha, diciamo, dei fondi, per esempio, invece più proprio per la ricerca vera e propria, sono progetti di ricerca, però la ricerca può essere tante cose, non è soltanto la ricerca in fisico, in genere, cioè può essere ricerca sociale, può essere, cioè, no? Tante situazioni in cui magari uno può riconoscere un tema interessante, no? Cioè, un'idea di ricerca nasce da qualcosa che tu pensi che serva in quel settore perché non è stato fatto, perché manca un'informazione, perché manca, no? E Horizon 2020, come vi dicevo, anche lì ci sono parecchi fondi, la prima call uscirà a breve, uscirà tra dicembre e gennaio, le prime calls di Horizon 2020. Anche quelli sono progetti complessi, ma che si possono provare a... Quindi, quando ci si aspetta, A breve, adesso manca poco, ancora c'è questo Erasmus Plus, sì, perché cioè, insomma, in linea di massima ormai ci siamo, però, come sapete, il Parlamento, a proposito di questa nostra struttura anomala, no? Perché chi ha fatto scienze politiche, insomma, sa meglio di me che l'Unione Europea è una strana creatura, no? Perché abbiamo il Parlamento europeo, abbiamo la Commissione e il Consiglio, no? Abbiamo, diciamo, tre cose un po', per cui in realtà appunto siamo in una dimensione un po' particolare, e in questo caso la Commissione e il Parlamento non sono andati molto d'accordo sull'Erasmus, per cui la Commissione aveva proposto Erasmus for All come nome, e invece il Parlamento non era d'accordo, e quindi alla fine sono arrivati a una conclusione, cioè abbiamo perso molto tempo con questa storia. Ma non so se era la questione, no, perché in realtà proprio c'era, addirittura volevano cambiare proprio nome, cioè neanche l'Erasmus, perché c'era giunto l'idea di chiamarlo Yes Europe, insomma c'è stata parecchia polemica tra la speaker del Parlamento, non era tutto l'intero Parlamento, c'era anche altre cose a cui pensare, ma c'era la Commissione Cultura del Parlamento che non era d'accordo su questa cosa, vabbè. E quindi adesso comunque è stato approvato il nome, la maggior parte, insomma, delle regole ormai si stanno definendo, però il budget e tutto quanto, insomma, sarà definito a breve, secondo me alla fine ormai ci siamo quasi, e quindi guardate le nuove calls, però cominciate già a pensare a idee progettuali, cioè ripeto, se abbiamo individuato per esempio una carenza, non so, nelle scuole, e allora uno cominciate a guardare anche i bandi precedenti e ad esempio i progetti precedenti come Enius, perché cambierà, ma poi non così di tantissimo, insomma. Quindi guardando anche i progetti sui database europei, appunto, si traggono diverse idee su cose che hanno fatto in precedenza altri. Prego. In concreto come verrà strutturato il programma? Ma detto, Erasmus Plus è uno streamlining, quello che si dice in inglese, cioè una semplificazione di questi programmi, però non sarà una rivoluzione completa, capito? Cioè i programmi sono sempre, ci sarà sempre la mobilità, ripeto, studenti, il placement, la staff mobility, capito?
cioè progetti. Ecco, un altro progetto che vi dico che noi abbiamo in Sapienza, di cui mi occupo anche io, per esempio riguarda l'internazionalizzazione delle facoltà di medicina, per esempio. Cioè ci siamo accorti che le facoltà di medicina europee, diciamo, non sono sufficientemente internazionali, non era chiara qual è la definizione di internazionalizzazione di una facoltà di medicina. Abbiamo fatto un progetto di 3 anni per definire i parametri di internazionalizzazione, cioè quanti studenti in coming outgoing deve avere, quanto per esempio bisogna insegnare l'inglese e quanto nella lingua locale. Tu puoi avere un medico per esempio brevissimo che parla perfettamente l'inglese e poi c'è il paziente che parla la lingua locale. Questo accade pure in Svezia, anche nei paesi in cui l'inglese è più diciamo diffuso, non puoi avere un medico che non sappia la lingua locale. Cioè tutte queste questioni, per esempio, era un progetto LLP Erasmus multilaterale, quindi non era un progetto di mobilità studenti, ma era un progetto sempre Erasmus, no? L'Erasmus finanziava e in parte rimarranno i programmi intensivi. I programmi intensivi sono tipo delle summer schools in cui un'università invita i suoi partners a mandare studenti presso l'università per un periodo che deve essere di minimo di 10 giorni per fare una cosiddetta summer school. Quindi non so, voi potreste per esempio collaborare con l'Università del Salento per fare delle summer schools, che insomma la legge è bellissima, costa anche un pochino meno magari delle città grandi. Cioè cercate di pensare al valore aggiunto, capito, che voi avete. Io ho partecipato come docente, per esempio, salve, quest'anno a una, ad esempio, summer school fatta a Santander, in Spagna, che quindi non è Madrid, città molto carina, per esempio hanno fatto questa summer school e la quota di partecipazione per i dottorandi era 120 euro. Per esempio se la fai a Madrid magari ti costa molto di più e quindi, capito, c'è un volo Ryanair diretto per esempio da alcune città euro. Cioè bisogna valorizzare queste cose ed era una bella summer school, tra l'altro sulle transferable skills per i dottorandi. E quindi se volete qui apriamo una parentesi sulle transferable skills, che è un'altra cosa su cui, per esempio, in alcuni paesi, tra cui l'Italia, potrebbero fare molto di più. Cioè, a vari livelli dell'istruzione, in particolare poi a livello del dottorato, si fa una formazione molto buona delle competenze specifiche. Cioè, il fisico impara bene a fare ricerca in fisica, il biologo, eccetera, l'economista. Però le transferable skills è un... No, non lo conosciamo? Ah, ok, è un nostro... Uno del gruppo, ok. Quindi, cosa sono appunto queste transferable skills? Vediamo se conoscete un buon sito dove uno può andare a trovare informazioni sulle transferable skills, cioè le competenze trasversali. Qualcuno di voi lo conosce? Cioè, quali sono le transferable skills? Europass, sì, però vabbè, cioè non so se c'è un bel documento sulle competenze. Quali sono le transferable skills principali, per esempio? Communication, problem solving. Manageriali. Capacità multitasking, le donne la fanno da padrone perché avete il cervello multitasking, noi siamo raccoglitori e cacciatori, quindi siamo un po' più limitati, i maschi. Il critical thinking, no? Cioè il pensare in maniera critica, insomma ci sono una serie di queste cose. Allora, un buon sito per questo si chiama, in inglese lo chiamano Vitae, che sarebbe ovviamente in latino vite, cioè vitae, no? E basta googolare Vitae UK doctorate, cioè trovate questo sito e c'è una bella cioè, trovate a un certo punto, se poi avete problemi magari mi potete scrivere, vi mando io esattamente il documento. C'è una bella ruota praticamente, un grafico circolare in cui le varie competenze vengono divise in domains, in domini, e proprio c'è un bello sviluppo di questi domini in cui, in particolare durante il dottorato, ma questo si applica secondo me anche alla scuola, o al bachelor, cioè il sito è diciamo abbastanza orientato verso la doctoral education, però secondo me molti di questi concetti valgono assolutamente anche per la scuola o per, ripeto, i livelli inferiori, in cui tu dici ok, fai durante la formazione dello studente devi curare anche questi aspetti e fare in modo che ciascuno sviluppi questi aspetti in maniera preferenziale, cioè senza forzare, cioè
ciascuno di noi insomma ha delle preferenze, chi comunica meglio, chi appunto è magari una persona veramente molto critica, chi ha, ha delle capacità manageriali, cioè tu puoi lasciare che ciascuno di noi si sviluppi in maniera diciamo preferenziale verso quelle che sono le sue attitudini e poi rendere edotta questa persona di queste sue potenzialità in modo anche che possa cercare di trovare lavoro in quella direzione. Cioè, qui entriamo poi in un ambito che riguarda un po' più le risorse umane, non so se qualcuno di voi ha esperienze in questo senso. Cioè, si può rappresentare una persona con uno spider graph, non so se l'avete mai visto, cioè i grafici a ragnatela, in cui praticamente c'è una flip chart, ok. Se c'è un pennarello, ma comunque non importa, nel senso è una cosa molto semplice, la posso fare anche così al volo. Così non... Ah, perfetto, siete attrezzati, avete una sala molto bella, una struttura molto bella, avete, insomma, quindi siete messi bene, perfetto. Allora, gli spider graphs si fanno, allora intanto il sito era appunto Vitae, che in inglese appunto, poi basta googolare, ho detto questo con, che googolando da solo Vitae trovate curriculum vitae, eccetera, quindi dovete metterci qualche altra cosa, metteteci UK, metteteci Doctor Education, Transferable Skills, queste cose qui le ho trovate. Ripeto, se avete problemi, magari Selena mi può scrivere e vi mando il sito esatto. E vi ho detto, c'è questa ruota appunto divisa in vari domains, sono quattro domains principali, in cui praticamente a seconda, c'è cioè un domain A, B, C, D, in cui poi ci sono diciamo, le varie specifiche appunto delle transferable skills che vi ho detto prima, cioè problem solving, critical thinking, eccetera. E gli spider graphs sono fatti in modo tale che se uno per esempio mette diverse dimensioni, cioè ciascuno di questi è un asse, no? Come se fosse asse X, Y, Z, eccetera, eccetera, in cui uno mette ad esempio qui una certa competenza, non so, ad esempio il management appunto, non so, la capacità critica, eccetera, insomma, leadership, cioè tutte queste competenze. La cosa carina è che in qualche modo le risorse umane in genere fanno questo, cioè i dipartimenti di risorse umane, ma uno può fare anche delle autovalutazioni, oppure chiedere ai propri, le aziende fanno questi report che si chiamano valutazioni a 360 gradi, in cui una persona si deve autovalutare, viene valutata dai suoi superiori, dai suoi pari e dai suoi collaboratori. Si chiamano 360 gradi di valutazione, non so se avete mai sentito questa cosa. È una cosa che insomma, in Italia adesso si sta affermando, ma tutte le aziende più importanti al mondo fanno queste valutazioni, cioè chiedono, ed è carino perché spesso non combaciano, cioè ciascuno di noi si valuta in una maniera che poi è diversa da quella che è la percezione che ne hanno i propri pari, i propri superiori e i propri collaboratori, capito? È carino perché ciascuno di noi si può rapportare in maniera diversa, quindi viene apprezzato magari per una cosa dal superiore, ma non dal collaboratore, non dai suoi... Esatto, e lo fanno in maniera... Poi sulla privacy è tutta un'altra questione, alcune aziende grandi si affidano a aziende esterne per fare questo, per evitare i propri problemi interni, e poi ti danno questo malloppo di, non so, 50-60 pagine, che è la tua valutazione a 360 gradi. Vabbè, ma questo stiamo entrando in un altro campo, insomma, di human resources. Comunque, il concetto è questo, tu hai vari assi con varie caratteristiche, allora tu puoi avere una persona che è bravissima, per esempio, nel management, allora hai il massimo qui, però, per esempio, non è molto critica, allora ha, per esempio, come valore di criticità un valore intermedio, poi, non so, nel suo settore specifico, uno dice, ma è una persona che si occupa, poi è un ingegnere, è un bravo ingegnere, sa fare il suo lavoro, magari... Quindi da qualche parte c'è anche la sua competenza, diciamo, specifica del suo settore, che magari in questo caso è massima. Insomma, per farla breve, cioè uno ha questi spider graphs, che sono
Vedete delle cose di questo genere. Quindi visivamente, se ti abitui a vedere che cosa c'è nei vari assi, tu hai con un'immagine, hai il profilo della persona. Perché ti immagini, capito, che questa è una persona che è un bravo manager, è molto bravo nel suo settore, non è molto critico, capite? E questo è carino perché ciascuno poi deve cercare di migliorare i propri punti deboli sicuramente, però anche non proprio fare sforzi in mani e dire ok, magari una persona diciamo, ha delle competenze specifiche medie, però magari ha delle competenze trasversali molto forti e deve valorizzare queste competenze trasversali. Io vedo poi con questi ragionamenti, conoscendo queste cose teoriche, quando interagisci con le persone ti accorgi di questo, cioè ci sono persone appunto sul lavoro che magari sono veramente dei bravi manager, dei bravi comunicatori, riescono per esempio a tenere il team, no? Magari di per sé il capo di quel gruppo, di quell'ufficio, ti accorgi che non è bravissimo nelle sue competenze, però ha delle capacità di tenere magari un gruppo molto forte, molto coeso, senza conflittualità interne, per cui quel gruppo ha una performance superiore a un altro diretto da una persona che magari è più preparata nello specifico, ma magari è conflittuale, non comunica, no? Capito? Cioè, la vita è complessa, quindi bisogna... Prego. Sì. Ma quanti sono i nostri... Non si sa. Gli utenti, sarebbe bello se... Poi ce lo dite se abbiamo bucato il video, oppure ci saranno tre... Scusa. Per quanto riguarda lo sviluppo delle competenze trasversali, secondo me nella precedente programmazione ha molto funzionato il programma Gioventù in Azione, soprattutto tramite gli strumenti di apprendimento non formale e informale. Però avevo letto che c'era qualche problema per questa nuova programmazione, cioè la mia domanda è: che fine fa il programma Gioventù in Azione? Viene riconfermato, viene incanalato? Onestamente su questo non so, cioè sicuramente diciamo, nella sostanza verrà preservato, adesso non so quanto in maniera indipendente, onestamente Youth in Action, ho seguito soprattutto Erasmus+, non ricordo se Youth in Action verrà completamente integrato, però il concetto, cioè non vi dovete preoccupare secondo me sul format, cioè ripeto, è capitato già in passato, cioè c'era, vi ho detto, prima del 2007 si parlava, c'era una discussione analoga, no? Quando è stato, diciamo, mandato in pensione Socrates, poi le cose nella sostanza non sono cambiate così tanto, cioè comunque avrete molte calls, diciamo, per fare questo tipo di cose, si potranno sempre, secondo me, fare nel prossimo futuro. Sì, onestamente sì, non ricordo esattamente come finanziamento, se sarà proprio separato nell'ultimo, perché a furia di vedere modificare questi è online comunque, se tu ti colleghi al sito, sia LP eccetera, questa cosa la trovi facilmente, la posso anche cercare io. Sì. Abbiamo avuto un intervento proprio per questo con Andrea Pignataro sul programma Gioventù in Azione. Funziona? Allora, al di là del fatto che ancora non si sanno esattamente quelle che saranno, si sa sicuramente che non ci sarà più, per esempio, l'azione 1.2 del programma, comunque è un programma che continuerà. Ad oggi non si sa se le agenzie nazionali, quale sarà l'agenzia nazionale, se verrà accorpata ad altre, quindi diciamo le informazioni che si hanno ad oggi non sono ancora esaustive. Però, come diceva, rientrerà nel programma Erasmus+, e quindi quando... Sì. Secondo me, nella sostanza, ripeto, non vi dovete preoccupare, perché comunque i fondi sono, non solo sono stati preservati, ma complessivamente sono un po' di più. Quindi a livello europeo, cioè, tutto sommato, la notizia non è negativa. Cioè, sia la ricerca, cioè Horizon 2020, sia Erasmus+, ha un po' più di fondi rispetto al passato. E più o meno, ripeto, cambiano un po' le calls, eccetera, però insomma, questo tipo di idee, se voi le volete portare avanti, sono cose, cioè se individuo, però dovete essere convincenti, perché poi un progetto, ripeto, non è che può essere generico, cioè deve essere convincente, dire qual è il target, qual è lo strumento con cui volete sviluppare queste competenze trasversali, come misurare gli effetti, cioè tu hai un'idea, no? E vuoi fare questa cosa, poi devi misurare l'effetto, no? Cioè
quanti sono stati i beneficiari, non so, anche questo è un progetto, no? Quindi immagino che abbiate questi strumenti, no? Per misurare, non so se avete dei questionari di valutazione, alla fine, cioè bisogna fare delle cose per valutare, non so, questa giornata di oggi è stata utile, non è stata utile, poteva essere migliore, poteva essere, capito? Tutta una serie di cose che vanno poi valutate e sicuramente si può sempre migliorare. Però se uno non mette già nel progetto tutto questo, non è considerato un buon progetto, perché diventa un'idea vaga, cioè l'idea devi strutturarla, capito? E ripeto, quindi ecco, transferable skills sicuramente è una cosa, ripeto, da fare, perché l'Italia invece è sempre stata un pochino più focalizzata sulle competenze specifiche, cioè uno dice ok, sei un economista, devi imparare, ecco, il career development, no? Per esempio, cioè l'orientamento. Adesso noi per esempio abbiamo un buon orientamento in entrata, tutto sommato, per esempio Sapienza organizza un grande evento, si chiama Porte Aperte, tutte le matricole vengono, chiedono e fanno, però poi durante il percorso c'è un buon orientamento, in realtà dobbiamo ammettere che in molte università l'orientamento non è così buono, cioè quali sono gli sbocchi professionali migliori a seconda delle caratteristiche, un tutoraggio per dire ok, ecco, tu magari vuoi fare quel tipo di lavoro, allora fai questa cosa, poi fai quest'altra, poi fai, capito? Questo tipo di accompagnamento anche degli studenti o dei laureati è un po' in Italia, capito? Quindi i progetti in questo senso sono ben accetti, però devi trovare la call giusta, scrivere bene il progetto e competere, perché poi c'è anche tanta altra gente che scrive. Bene, avete domande su questo? Poi un altro elemento che volevo appunto anche affrontare, ne parlavamo anche prima venendo qui, è questo anche invece, qualcuno dice ok, oltre a fare progetti magari volete cercare un lavoro voi stessi o voi stesse, allora torniamo a quello che si diceva prima, per esempio il curriculum va scritto molto bene. E i curricula che posso dire che vedo io non sono scritti bene in Italia, cioè molti usano il format Europass tale quale, così com'è, che è di una noia mortale detto tra noi, perché c'ha tutte queste righe in cui c'è proprio, cioè quello è un template, è un formato, va modificato, cioè va tolto, capito? Cioè la parte a sinistra del se lo conoscete, è una guida per scrivere, però se tu ci aggiungi poi lavoro, data, formazione, non è che devi lasciare a sinistra lavoro, data, formazione, devi cambiare e a destra lo usi come template e metti in grassetto bene la cosa che tu vuoi mettere in luce, cioè va presentato in maniera schematica ma chiara, perché altrimenti io vedo questi CV sono anche proprio poco di scarso impatto, quando li vai a leggere non riesci manco a capire, fai fatica per capire questa persona, quando sei laureata, dove sei laureata, sei una triennale, sei una specialista, cioè bisogna fare uno sforzo, diciamo, di chiarezza, e anche non usate dei formati sempre uguali, sempre standard, cioè il curriculum va anche in qualche modo aggiornato e orientato verso l'opportunità che voi state in qualche modo perseguendo, perché se uno dice che okay, lei ha fatto questa esperienza magari così interessante e particolare di marketing appunto per l'Oxford University Press, cioè è una cosa che per alcuni lavori che tu magari vuoi cercare devi metterla molto in luce, quindi dedicare anche magari proprio una mezza pagina o 10-15 righe a questa esperienza. In un'altra cosa magari no, cioè se tu invece magari dici ok, comunque ti laurei in lingue e stai cercando un'opportunità in cui puramente la competenza linguistica è richiesta, magari che perdi mezza pagina su quello è meno rilevante, non so se mi spiego. Facevo un esempio banale stamattina, cioè un po' come una vetrina, cioè la vetrina di un negozio non è standard, cioè dipende dal tipo di negozio, dipende da dove si trova il negozio, no? Se si trova in un certo quartiere, in una certa città rispetto a un'altra, quindi con la massima trasparenza, con la massima onestà, però il negoziante mette in luce nel modo migliore quello che offre nel contesto in cui si trova. Questo è il curriculum, cioè voi dovete mettere in luce il vostro profilo in una maniera schematica, quindi se uno per esempio non so, ha fatto una tesi in un certo settore particolare e sta cercando un lavoro proprio esattamente in quel settore, magari manda il curriculum a un'azienda che si occupa di... può valer la pena mettere un piccolo riassunto anche della tesi, quello che ha fatto, perché è rilevante. Se invece non è rilevante, allora uno mette soltanto il titolo, o magari non mette neanche il titolo, dice sono laureato in X e Y con questo voto, non so se mi spiego. Cioè, quindi non mandate curricula standard a tutti, perché quello secondo me non è efficace, cioè si perde tempo e ti accorgi pure che è standard, cioè
curriculum e anche lettera di motivazione. Lettera di motivazione anch'essa è fondamentale, è molto importante, cioè non è che dice quanto sono motivato, in teoria, cioè tutti siamo motivati, ma la motivazione è, tu devi convincere chi legge il curriculum che tu sei la persona giusta per quella posizione che viene offerta, quindi devi di nuovo mettere in luce il fatto che non è che sei motivato in generale, sei motivato perché sei la persona giusta, perché hai fatto delle cose che per quel tipo di posizione sono valorizzate. Quindi questo, io ripeto, è un altro, tornando al discorso che facevamo prima, perché c'è questa disoccupazione così alta? Secondo me questi sono altri elementi, cioè c'è una effettivamente ovviamente una diffusione, e questo è positivo, di alte qualificazioni. Le aziende sono bombardate ovviamente da dei profili piuttosto alti, quindi sono diventate scettiche a volte anche su alcuni profili, e spesso magari non rispondono, non assumono, capito? Perché magari sono bombardate in maniera troppo generica, troppo, non so se mi spiego, cioè in maniera un pochino non troppo mirata, insomma. Quindi bisogna fare questo sforzo di far capire, insomma, che invece, guarda, quel tipo di profilo è veramente particolare, ha esperienza. E poi l'altro elemento è la lettera di referenza, effettivamente, che anch'essa deve essere ben scritta, e quindi non vi fate dare delle lettere così generiche, ma negli Stati Uniti, per esempio, una lettera di referenza generica è negativa, cioè se è una cosa di una riga o due, vuol dire che in pratica quella persona non è veramente brava, ma in qualche modo chi ha rilasciato quella lettera era in una condizione che non poteva rifiutarla in qualche modo, cosa che capita a tutti noi. Cioè, se uno studente mi chiede una lettera di referenza, io normalmente la do, no? Perché? Però se questa persona la conosco bene, la stimo molto, ci dedico magari anche una mezz'ora, un'ora a dirgli, guarda, veramente voglio mettere in luce che questa persona... Se questa persona onestamente non mi sembra niente di che, magari dico, ok, sì, Mario Rossi è un bravo studente, punto, insomma, capito? Cioè, chi legge quella cosa dice, beh, ma... non è che siamo, capito? Quindi diventa addirittura negativa, perché non è che puoi scrivere una lettera, quello è, mi ha fatto penare le pene dell'inferno per finire la tesi, no? Non so se mi spiego. Quindi questi tre elementi sono fondamentali, cioè curriculum, lettera di motivazione e referenze, che sono, ripeto, di persone, se sono per esempio in inglese, di persone che rispondono alle email, che rispondono in un inglese decente, anche quello è un elemento fondamentale. C'è gente che non risponde alle email, per cui tu metti le referenze di un professore che magari poi non risponderà mai. Pure quello è negativo, perché magari, ripeto, le aziende straniere chiedono, capito? Quindi l'inglese, visto, insomma, il livello qui è molto alto, però certificatelo, cioè cercate di avere un certificato. A noi capita in questi concorsi che facciamo in Sapienza, a volte di studenti molto bravi, che magari hanno, non so, un genitore anche straniero, quindi sono madrelingua, non hanno il certificato, quello mi sembra assurdo, cioè certificare l'inglese con IELTS, TOEFL, ISOL, questi certificati ufficiali, che qualcuno mi dirà scadono, no? Dopo due anni scadono, beh, non importa, cioè anche se non è un concorso pubblico, un IELTS molto alto, per esempio, che è scaduto da un anno, ma che ti importa, cioè comunque non è che tu ti sei fatto il lavaggio del cervello e hai dimenticato la lingua. Cioè magari non vale se è un concorso pubblico in cui è richiesto, però è raro che nei concorsi ancora venga chiesta questa certificazione, no? Quindi spesso avere comunque uno di questi certificati, gli ISOL non scadono, i Cambridge non scadono, però IELTS e TOEFL scadono dopo due anni, ma rimangono validi secondo me, cioè nella sostanza rimangono validi, è comunque un titolo, capito, che costano... TOEFL costa 180 euro e IELTS costa... 200 euro, però anche lì parliamo di spese che, insomma, è un momento di crisi, però sono soldi ben spesi, insomma, alla fine, cioè, avere un curriculum in cui uno mette very good knowledge of English, cioè, per me non significa niente, perché non lo sai, cioè, very good per qualcuno è veramente eccellente, ma c'è qualcuno che non lo sa e ti mette comunque, capito, oppure, o ancora peggio, good knowledge, non lo sai, se good, cioè, vuol dire buona veramente, oppure, capito, oppure qualcuno mette il livello scolastico, come se la scuola, cioè solo in Italia dice lo scolastico è considerato basso, perché in tutto il resto del mondo il livello scolastico, quanti anni hai studiato? 8 anni, cioè dice, caspita, complimenti. Da noi è diventato sinonimo di inglese basso, vabbè, è un paese di navigatori, di poeti e di trasmigatori. Ok.
Avete qualche domanda, voi qualcosa che può essere di interesse per voi? Io volevo più capire come entrare nelle reti Erasmus, come una certa istituzione riesce a inserirsi nelle reti per trovare dei partner per poi fare scambi. Scambi di studenti? Sì. Ok, quindi cioè, le università, ripeto, già lo fanno, come dicevo, attraverso questa Erasmus Charter, cioè questo documento. Abbiamo già fatto l'application recentemente per il rinnovo di questa charter, quindi gli scambi Erasmus di studenti vengono fatti solo da Higher Education Institutions, quindi HEI, quindi non solo università, ma per esempio anche conservatori. I conservatori sono Higher Education Institutions che fanno scambi di studenti e di docenti, e anche appunto, però non sono sicuro su quella di cui tu parlavi, però anche accademie di belle arti, eccetera. Adesso alcune di loro, adesso onestamente non conosco benissimo la cosa, sono sicuro, ripeto, dei conservatori, ma anche le accademie hanno anche loro, essendo diciamo comunque istituzioni di istruzione superiore, la possibilità di fare scambi. Quindi loro hanno già degli scambi attivi, quindi possono creare degli accordi, sono accordi interistituzionali, si chiamano, tra loro. Capito? Quindi in qualche modo un'organizzazione, per esempio esterna come una delle vostre, non può entrare direttamente in uno di questi, cioè non serve neanche, nel senso gli scambi universitari si fanno tra università. Quello che invece, secondo me, anche da quello che ci siamo detti oggi, il vostro ruolo potrebbe essere molto utile per promuovere, per esempio, il placement. Quello sì, cioè si è visto anche dalla vostra esperienza che molti di voi hanno fatto un placement avendo difficoltà a trovare l'organizzazione migliore, non c'è questi. Quindi quelli sono progetti utili, cioè sia in entrata che in uscita. Voglio dire, creare degli scambi in cui sia, se avete delle competenze particolari, non so, l'Irlanda, visto che tira così tanto, insomma, questo paese, non so, creare delle collaborazioni, non so, con l'Irlanda per avere, non so, in uscita, creare dei contatti con aziende irlandesi che appunto accolgono ad esempio gli studenti pugliesi, per dirne una, o al contrario promuovere dei placement presso aziende pugliesi di ragazzi europei. Quindi per esempio contattare sul territorio le aziende, le organizzazioni, eccetera. Cioè, voi accettereste uno studente Erasmus? Allora mi fate dare magari una breve descrizione, cioè predisponete un modulo e attraverso questo modulo fate descrivere qual è il work program, cioè uno studente polacco che viene per esempio qui, cosa può fare in 6 mesi, può fare questo e quest'altro. Quindi create un piccolo catalogo magari che mettete online e poi lo trasmettete alle università, in questo caso per esempio polacche, se la Polonia è un target. E a quel punto i ragazzi polacchi vengono a sapere che hanno queste possibilità, quindi sicuramente innalzate il placement in entrata dalla Polonia. Sì, perché molto spesso, sicuramente ne avrete già parlato di questo, in realtà le attività che si vanno a fare in queste aziende che ti ospitano, molto spesso non corrispondono alle aspettative di un ragazzo che va lì, per esempio con un Leonardo, e a fare uno stage. Quindi molto spesso le aspettative vengono deluse perché vai in questi luoghi e ti mettono a fare le fotocopie. Non che sia, voglio dire, all'inizio può anche andare bene perché uno non, si deve... Non solo fotocopie, cioè se fai fotocopie in relazione a un progetto va bene. Certo, ma non solo fotocopie. E quindi magari io immaginavo il ruolo delle organizzazioni come... mediatrici tra l'università o per un progetto Leonardo o che ne so, per un Erasmus, che possano veramente aiutare questi ragazzi ad inserirsi e soprattutto a verificare che le attività che si vanno a fare poi nelle aziende siano quelle che corrispondono alle aspettative o all'activity plan di un progetto dove vengono indicate le attività che poi in realtà non si vanno a fare. Ed era per esempio il mio caso. Io avevo delle grosse aspettative rispetto al partito politico, no? Cioè, per me era molto importante, poteva essere dal punto di vista professionale
è anche arricchente. In realtà sono stata io che voglio dire, non è che non sia possibile che una ragazza, un ragazzo si propone, sì, ovviamente, sì, no? Con uno spirito di iniziativa, dica io voglio, vorrei fare questo, vorrei fare quest'altro, eccetera. Però è stato molto faticoso, perché all'inizio io mi sentivo anche un peso per queste persone, ero lì e mi dovevano far stare lì, mi dovevano far fare delle cose, e quindi si inventavano giorno per giorno quello che potevo fare. Ma pian piano ho capito che in realtà il mio lavoro non era utile a queste persone che mi ospitavano, anzi ero io stessa forse un peso, no? E quindi ho cercato di fargli capire che invece potevo apportare qualcosa anche al loro lavoro, e piano piano, insomma, con un lavoro da entrambe le parti siamo riusciti a creare qualcosa. Però ecco, se ci fosse stata un'organizzazione intermedia che prima ancora che il ragazzo arrivi possa verificare che veramente ci siano delle attività da realizzare per questo ragazzo, è un po' come quello che succede con il Servizio Volontario Europeo, no? Il Servizio Volontario Europeo c'è un accreditamento prima, quindi c'è l'Agenzia Nazionale che verifica prima di tutto se l'organizzazione è in grado di ospitare, con quali attività si andranno a fare. Ovviamente questa non è una garanzia, però comunque c'è una sorta di verifica, possono anche venire degli ispettori durante il progetto, eccetera. Questo nel caso del Leonardo, io non so, nel mio no, non c'è mai stato, e non so se in altri casi... No, in quello però... che se voi può essere utile, se andate sul sito unifarmagraduates.it col PH, e noi per esempio facciamo queste cose, cioè c'è una valutazione in cieco con un questionario a tutti i beneficiari dopo lo stage, e in cui devono valutare tutti questi aspetti, a cominciare proprio dall'inizio, cioè dalla diffusione, come era il bando era chiaro, la selezione è stata equa, appunto le aspettative erano quelle, così lo stage è andato bene, tutto quanto. Quindi il beneficiario fa tutta questa valutazione, e stessa cosa in cieco, cioè senza il contatto diretto, l'ente ospitante deve fare questa valutazione sul beneficiario, cioè era bravo, non era bravo, cioè... E abbiamo appunto pubblicamente questi dati sul sito, e facciamo proprio questo. Cioè, in questo progetto Leonardo, ripeto, poi il lavoro viene fatto effettivamente nelle aziende, in questo caso farmaceutiche, nei centri di ricerca, e tutto il progetto si gioca su questo, si gioca cioè sulla diffusione del bando. Il bando noi per esempio lo mandiamo, è uno dei bandi nazionali, cioè sapete, i bandi Leonardo in genere sono bandi locali, cioè l'università dà le borse ai suoi laureati, no? Noi abbiamo cominciato già da molto tempo a creare un bando nazionale, quindi Unifarma Graduates è aperto a tutti i laureati italiani con quelle lauree che vi dicevo prima, cioè CTF, farmacia, biologia, eccetera. Poi lo diffondiamo tramite Alma Laurea a pagamento, cioè noi paghiamo Alma Laurea affinché mandi un'email a tutti i neolaureati di questo settore dicendo: guarda che tu hai una laurea da meno di 12 mesi in questo, eccetera, c'è un limite di 105, cioè abbiamo messo a proposito di questa famosa selezione di cui vi dicevo, in maniera molto trasparente, se non hai almeno 105 di voto di laurea non puoi partecipare, e queste persone si vedono arrivare nella propria mail questo messaggio dicendo: guarda, vai sul sito e fai domanda perché hai già i requisiti, cioè Alma Laurea ci preseleziona, e mandiamo 3-4 mila email di questo genere ai laureati italiani, che fanno, infatti riceviamo diverse centinaia poi alla fine di domande per 50 borse. Facciamo le selezioni a Roma con i colloqui diciamo in cui parliamo anche con questi ragazzi per vedere appunto sia le competenze specifiche sia quelle in generale. Abbiamo un partenariato pre-organizzato, cioè i nostri ragazzi non possono andare ovunque, perché per garantire la qualità riteniamo che un giovane laureato in farmacia non sappia quali siano i migliori stage nel settore, quindi li abbiamo già preparato noi questi partners, loro devono fare solo domanda, il partner straniero non si vede arrivare tanti CV, ne arriva solo uno, può dire sì o no su quel CV, può anche dire no in qualche caso se ritiene che abbiamo fatto male la selezione, ma dicono sempre di sì perché vedono che il livello è buono,
fanno lo stage, tornano e valutano. Quindi il mio progetto funziona così, cioè in cui c'è questo aspetto della valutazione che è fondamentale da tutte e due le parti. E ti dico, le aziende farmaceutiche sono tra le più chiuse che ci siano, perché hanno i segreti, sapete, queste cose qui. Per cui si può fare, è un esempio, quando lo presento, se volete in futuro fare una giornata sul placement, cioè solo sul placement, se volete vi vengo a raccontare queste cose in maggior dettaglio con i numeri che abbiamo. Ed è così, cioè se tu, ripeto, convinci un'azienda che mandi uno stagiaire bravo, che è anche la persona giusta al posto giusto, poi ti vengono loro a cercare. Quindi il placement è molto delicato come attività, secondo me più dello studio. Perché? Perché diciamo, per uno studente andare in un'altra università, sì, c'è un'altra lingua, un'altra struttura, però comunque sono esami, ci sono i professori, cioè l'ambiente è quello. Invece il placement è proprio un salto nel buio molte volte, cioè tu vai fuori e non sai proprio di che cosa. Quindi se non c'è un aiuto veramente di gente che sa quello che sta facendo, il rischio è alto, cioè ci può essere il caso come il suo ottimale, ma ci può essere il tuo, capito? È veramente un terno all'otto. Quindi servono più progetti di questo genere, cioè il progetto non deve riguardare, in questo caso, la questione proprio specifica, ma deve riguardare un partenariato, capito? Cioè io quando ho creato questi partners, non è che ho detto devi studiare per forza, non so, l'Alzheimer, no, ci sono varie cose, ci sono appunto centri che studiano, hanno progetti di oncologia, altri magari di tecnica, cioè l'argomento è molto vario, perché i laureati di questo settore fanno la tesi in cose molto diverse, quindi non abbiamo creato una cosa specifica per un certo argomento, così come, ripeto, in scienze politiche tu ti puoi occupare di cose molto molto diverse, quindi le organizzazioni non vanno selezionate sull'argomento di cui si occupa, ma sulla qualità del placement. E il placement va descritto bene in anticipo, non deve essere una riga, deve essere una pagina in cui, come lei ha ricevuto al termine della sua cosa, ha ricevuto questa cosa, deve essere così, cioè tu devi passi 6 mesi della tua vita lì, dedichi tempo, non sono solo i 6 mesi, è prima, dopo, cioè un placement nella vita è un'esperienza che se è successful è molto rilevante, se non è successful è tempo perso e ti rovina proprio il percorso formativo. Quindi secondo me servono più progetti, ripeto, su Erasmus Plus comunque ci saranno varie opportunità, per cui secondo me sono interessanti, cioè sia quelli in uscita, cioè questo progetto che gestisco io è un progetto in uscita, ma anche in entrata, cioè in entrata appunto contattare le strutture sul territorio di qualità e quindi già fare una pre, come dire, selezione, cioè noi sappiamo sul nostro territorio che insomma ci sono magari delle, cioè andiamo a vedere, andiamo a visitare, quindi fare una preselezione, comunque fare una valutazione anche ex post, cioè ci può essere un'azienda che è ottima, che però per motivi diversi non fa fare un buon placement, quindi vai a valutare con i questionari cosa è successo dopo, e quelle che non, tra virgolette, si comportano bene le scarti. Quindi dopo questo mio progetto adesso è arrivata la 10ª edizione, si chiama Unifarma Graduates 10, cioè abbiamo mantenuto tutto uguale, la scadenza sempre il 31 marzo, cioè è un progetto molto strutturato e, ripeto, io invito le altre persone a fare qualcosa di simile, cioè parti con un'idea molto strutturata, un settore secondo me anche quello, cioè i programmi di placement troppo ampi non possono essere di qualità, perché non puoi avere le competenze su tutto, cioè se uno, voglio dire, non c'è una certa formazione, un certo background, deve mirare secondo me, occuparsi di quel settore. Se poi, cioè io per esempio non mi sento un buon, per esempio non so, non saprei consigliare a un giovane ingegnere qual è la migliore azienda, cioè, non lo so, perché non è il mio settore, in questo senso ti serve la competenza specifica, quindi devi avvalere di colleghi, infatti in Sapienza abbiamo delle commissioni poi multidisciplinari in cui quando magari facciamo le selezioni, per il settore farmaceutico me ne occupo io, ma se facciamo placement in altri settori ci occupiamo con altri colleghi di fare queste cose, capito? Devi avere persone che sappiano valutare e dire ok, quell'azienda agricola è buona, non è buona, beh, se non sei di quel settore io non saprei dire, capito, se è buona. Allora magari puoi avere, non so, un placement nel settore agricolo in cui attrai studenti di agraria, di altre cose, di biologia, eccetera, eccetera, che magari vengono in Puglia a fare un placement in un'azienda agricola. Allora voi come organizzazione potreste, che ne so, se vi interessa quel settore, potenziare, capito? E chiedere finanziamenti, in quel caso magari anche la regione potrebbe essere interessata ad avere, per esempio, persone dall'estero che magari,
capito, portano anche competenze, portano altre esperienze, internazionalizzano queste aziende, internazionalizzandole consentono anche loro di entrare in un'ottica più europea di finanziamenti. Cioè, chiaro che se tu hai un'azienda puramente italiana al 100%, magari non c'è questa dimensione europea, quindi loro stessi, se tu magari hai uno stagiaire, che ne so, francese, è più facile che magari ti viene voglia poi di collaborare con altre aziende, insomma, no? Capito? Pensate al vino eccezionale, ho bevuto ieri sera un ottimo cappello di prete che era squisito, però non è molto conosciuto, per esempio, io stesso non lo conoscevo, ed è un vino straordinario, non so chi si occupi dell'export del cappello di prete, ma insomma andrebbe esportato di più, per dire, no? C'è una cosa che uno conosce il Salice Salentino, conosce il Primitivo, però il cappello di prete per me era sconosciuto, per dire, allora vuol dire che c'è un problema di comunicazione, di export, no? Altre domande o altri punti che vogliamo sviscerare? La questione della lingua l'abbiamo un po' toccata, insomma, io per concludere quel discorso posso dire, anche so di essere una minoranza, ma diciamo io sono per esempio per una lingua franca europea, cioè penso che il multilinguismo sia una cosa culturalmente molto interessante, molto, ma non fattibile, cioè al momento, per cui stiamo perdendo tempo in Europa sul fatto che in effetti si parla di imparare più lingue, poi in pratica non riusciamo a imparare neanche bene una e quindi in pratica si comunica poco, però sono consapevole di essere in minoranza, diciamo, perché normalmente non è politically correct dire questo, cioè molti dicono, e anzi sono anche un po' più provocatorio perché ritengo che il multilinguismo sia soprattutto proposto da chi non si muove, cioè chi rimane nel proprio paese e dice ok, voi venite e imparate la nostra lingua, no? Però quando viaggi ti accorgi che praticamente, che non so, vai in molti paesi ormai, vai in Polonia, è spazio Schengen, no? Va in Polonia, ad esempio, un paese straordinario, se non parli inglese, arrivederci. È un caso tipico, quindi le lingue slave sono praticamente impossibili, sono diverse tra loro, per cui sfido veramente, come sapete meglio di me, abbiamo più di 20 lingue ufficiali in Europa, e è impossibile impararle tutte, e forse qualche punto figlio di diplomatico ne parla due o tre se gli va bene, quindi io, pur sapendo di essere insomma criticabile, dico che insomma se riuscissimo a imparare bene la nostra lingua madre, che anche non è scontato, con gli accenti, gli apostrofi al posto giusto, quindi po' con l'apostrofo e non con l'accento, le cose analoghe, e quindi la nostra lingua parlata bene con i congiuntivi, la lingua straniera anche parlata bene, una, più tutto il resto, cioè a cascata, ma il rischio è quello che l'inglese viene sottovalutato, non si impara bene, e quindi il nostro livello di inglese, finché non si punta in maniera decisa sull'inglese, paghiamo un prezzo molto alto proprio sull'employability, cioè un altro dei fattori che riduce l'occupabilità è la scarsa mobilità dei nostri laureati, che non conoscendo bene, non è il caso vostro perché ho visto che il livello qui è molto alto, però in generale un laureato, ecco, parlo insomma, un laureato in farmacia, che in teoria potrebbe lavorare in Inghilterra, e magari in questo momento in Inghilterra cercano farmacisti, non ci può andare perché non sa l'inglese, per dirne una, insomma. Quindi questo per darvi la mia opinione, non so se vi poteva interessare, ma la volevo dare. E abbiamo insomma così accennato altre questioni pure interessanti, lo spazio di Schengen, l'euro, che pure sono dei successi enormi, forse in questo caso non dipendenti dall'Erasmus, ma comunque di grandissimi successi dei quali non teniamo, secondo me, sufficientemente conto. E un'altra cosa di cui volevo parlare con voi, ma ormai non c'è tempo, era anche legata alle tuition fees, cioè al fatto che per esempio l'Inghilterra adesso ha innalzato le tasse di iscrizione a £9,000 all'anno, è una cosa interessante di cui volevo parlare con voi ma non c'è tempo, perché invece ci sono paesi come il nostro in cui le tuition fee sono basse ma vengono percepite come alte, e altri paesi come non so, la Norvegia per esempio, che hanno completamente eliminato le tasse di iscrizione, anche se la Norvegia poi è molto cara, la Germania le sta facendo decrescere, insomma era un tema interessante da discutere per vedere pro e contro di queste politiche universitarie dal vostro punto di vista, se era utile o no, ma casomai ne parleremo un'altra volta. E un'altra questione poteva riguardare anche gli aspetti ambientali, pure che sono importanti anche per progetti, così ci sono molti progetti attualmente che si possono fare nel campo delle energie alternative, anche dal punto di vista accademico.
cioè un'università, ad esempio, può essere green in tre maniere principali, cioè promuovendo, per esempio, delle politiche a basso impatto ambientale nella sua organizzazione. Immaginate il trasporto degli studenti e dei docenti, Sapienza per esempio ha 120.000 studenti, no? Noi abbiamo un impatto notevole sulla città. Se noi riuscissimo a rendere migliori i trasporti degli studenti, per esempio, potremmo avere, cioè già quello sarebbe un progetto, per esempio. Mobilità quindi dei docenti, abbiamo circa 5.000, un po' di meno, insomma, forse 4.000 docenti, 4-5.000 membri del personale tecnico-amministrativo, insomma, muoviamo ogni giorno tipo 130.000 persone, no? Cioè l'impatto è notevole, quindi questo è un elemento. L'architettura, cioè i nostri edifici sono dal punto di vista ambientale adeguati, quindi riscaldamento, raffreddamento, eccetera, anche lì parliamo di quantità di energia enormi per grandi campus, eccetera. E poi c'è un altro, quindi questo è il primo elemento, quindi l'università in sé, cioè se è verde o non è verde in sé. Poi c'è l'istruzione, cioè creare corsi specifici di formazione per esempio gli energy managers, quindi creare nella società persone più esperte in questioni ambientali, quindi nelle pubbliche amministrazioni, eccetera, eccetera. E poi la ricerca, quindi la ricerca su nuove tecnologie, nuove energie, eccetera, quindi soprattutto in quel caso ovviamente fisica e ingegneria, eccetera. Quindi questi sono i tre pilastri della appunto environmental sustainability dell'università. E anche lì organizzazioni magari come le vostre potrebbero entrare con progetti vari, quindi aiutare le università, ad esempio, collaborare con le università in questi settori per cercare di migliorare l'impatto ambientale. Ovviamente ecco anche il problema dei rifiuti. Adesso in Sapienza, per esempio, abbiamo la raccolta porta a porta, cioè abbiamo in ogni piano, per esempio, delle scatole in cui si mettono le cose. Insomma, sono dei progetti, e quello è portato avanti proprio dall'AMA, dalla nostra azienda municipale, insomma, che viene a raccogliere queste. Insomma, ci sono varie cose in cui magari gli studenti, le organizzazioni possono intervenire, non so, i toner per esempio, no? Che se ne consumano una quantità incredibile, come sapete si possono riciclare, si possono, insomma, ci sono varie cose che si possono fare a livello ambientale, quindi altre idee progettuali. E delle newsletters vi ho detto, cioè se siete interessati a queste cose vi consiglio di iscrivervi alle newsletters, diciamo vi consigliavo Eurodesk, che secondo me è buona, ma ce ne sono anche altre, perché le newsletter poi vi informano al momento, perché il sito web magari è statico, no? Per cui uno, poi so che voi usate Facebook, altre cose, eccetera, però le newsletter ufficiali, insomma, sono utili, io ne ricevo diverse, e vi danno veramente tante idee progettuali, premi, cose del genere, insomma, che magari uno può diciamo, utilizzare. Per esempio a livello di studenti un'ottima organizzazione è la ESU, non so se la conoscete, la European Student Union, è una grande organizzazione europea che si occupa di processo di Bologna, di questi, quindi chi si occupa di questioni educational, la ESU ha una newsletter che si chiama Voice, è molto buona sulle questioni educational, eccetera. Altre idee progettuali, quindi abbiamo parlato delle scuole, poi secondo me a livello appunto culturale, turistico, si potrebbero fare tante cose, ne parlavamo anche stamattina, cioè pensate appunto un turista che gira, io vedo a Roma per esempio, ci sono delle file interminabili per i musei vaticani, una cosa impossibile, cioè la Cappella Sistina viene visitata da circa 25.000 persone al giorno, no? Poi vedi altre chiese bellissime, vuote, cioè in cui non c'è proprio nessuno, oppure c'è qualcuno che entra, sta tre secondi e riesce perché non c'è una guida, non c'è niente. Cioè. Allora, grazie a queste nuove tecnologie che ormai ci sono, gli smartphone e compagnia bella, per esempio organizzazioni culturali potrebbero creare dei percorsi, diciamo, per esempio preferenziali, con delle app che ti dicono, vabbè, sei di fronte a Santa Maria del Gesù, questa chiesa, cioè magari in 2-3 minuti, 5 minuti, però danno la possibilità a un turista anche magari così casuale, che è venuto a Roma a vedere la Cappella Sistina, ma perché non deve andare a vedere Caravaggio, che c'è magari a Santa Maria del Popolo, che è gratuito? Cioè abbiamo delle cose
che magari entrare a Canterbury alla cattedrale costa 12 pound, ci sono stato da poco, e vedere Caravaggio a San Luigi dei Francesi è gratuito, capito? Ci sono tre Caravaggio, non so se l'avete visto sulla sinistra entrando, e Santa Maria del Popolo ce n'ha. Insomma, ecco, questo tipo di cose, magari io parlo di Roma perché non conosco bene Lecce, ma Lecce, se avete questo bellissimo palazzo, non so, mi incuriosirebbe sapere cosa sono queste figure, quando è stato costruito, immagino insomma nel Settecento, giù di lì. Insomma, queste cose a livello culturale, secondo me, fatte in maniera moderna, magari con delle app, con delle cose così, magari con Google Maps che ti dice sei qui, che ne so, ti segnala le cose più carine da fare intorno al punto in cui ti trovi. Insomma, pensateci, perché sarebbero altri progetti, secondo me, utili. E poi un'altra cosa su cui stiamo lavorando molto a Roma è anche sono i tandem di vario genere tra stranieri e italiani, perché ci sono un sacco di stranieri che vengono e che si sentono isolati, cioè è pazzesco, perché magari persone come voi che parlano inglese potrebbero aiutarle a inserirsi, e questi che vengono sono isolati, quindi anche lì metterli in contatto è una cosa win-win, e si può fare con varie cose, per esempio i cineforum, delle cose, per esempio si potrebbe... una cosa che stiamo cercando di fare con gli studenti di Roma è magari per esempio un cineforum in italiano con i sottotitoli in inglese, con, io appartengo ancora a quella generazione in cui si diceva seguirà dibattito, quindi il dibattito per esempio però in inglese, in cui magari fai un dibattito con le persone che hanno visto quel film, appunto magari in italiano però con sottotitoli, e poi dopo in inglese si discute, quindi non so, pensate al neorealismo, pensate non so, anche al cinema appunto degli anni 70, 80, anche alcune tematiche interessanti, non so, il terrorismo appunto in Italia, no? Ci sono dei bellissimi film sul terrorismo, quindi magari discutere con colleghi stranieri cos'è accaduto in Italia, che è una chiave di lettura molto interessante rispetto magari al terrorismo di questi ultimi anni, no? Perché può nascere... e fortunatamente anche finire un periodo di stragi terroristiche, cioè, insomma, queste sono cose che secondo me sono progetti, anche questi in parte finanziabili da programmi europei, perché appunto uno però deve scriverlo bene in una dimensione europea, capito? Cioè allora magari dire un progetto di tandem culturale, cioè, un'altra cosa che facciamo per esempio è con la musica, no? Ovviamente la musica è una lingua internazionale, allora abbiamo per esempio un'orchestra in Sapienza, si chiama Musa, Musica Sapienza, è un'orchestra fatta anche da studenti, e c'è ogni anno c'è una call, sono delle audizioni in cui possono partecipare anche gli studenti Erasmus, quindi c'è qualcuno che suona magari uno strumento o canta che entra in questa orchestra, quindi è una cosa altra carina per fare un legame tra gli incoming e gli outgoing. E un'altra cosa è lo sport, anche lo sport può essere anche quello una cosa in cui all'inizio non c'è bisogno di una grande comunicazione, però giocando magari a calcio, a pallavolo, cioè si può magari interagire, e anche queste sono idee, capito, che se uno le struttura bene, cioè i progetti vanno strutturati, però come dicevo anche prima a lui, secondo me la prima cosa è l'idea, cioè devi prima avere l'idea, dire ok, questa cosa è una cosa che mi piace fare, perché deve essere anche un piacere fare i progetti, non deve essere un'idea che ti sembra che funzioni, che ti piaccia, poi dopo cerchi lo strumento per portarla avanti. Lo strumento, come dicevo prima, ce ne sono tanti, però trovare quello migliore. Se sbagli strumento, la prima volta non importa, puoi sempre riprovare, ti accorgi che hai sbagliato, perché magari dalle valutazioni, magari ti puoi trovare magari una valutazione ottima, ti dicono per esempio il progetto è ottimo, superi la soglia, ci sono delle soglie in genere delle valutazioni, però non vieni comunque finanziato. Vuol dire che hai azzeccato il tool, cioè il progetto che tu hai presentato andava bene, l'hai presentato bene, l'hai scritto bene, però magari non è stato finanziato anche perché le applications erano tante. Pensate, da poco sono usciti i risultati di Tempus. Tempus è un altro programma per cooperare con i paesi vicini, quindi i Balcani, il Mediterraneo, eccetera. E c'era una success rate bassissimo quest'anno, perché c'era una marea di domande, era una delle ultime call Tempus, e quindi moltissimi progetti eccellenti non sono stati finanziati proprio perché c'erano troppi che arrivavano, però ti accorgi, capito, che il progetto è buono, perché comunque ti valutano bene. Se ti valutano molto male, tra virgolette, non bisogna prendersela, andare a farsene una ragione, però magari hai proprio sbagliato tool, cioè hai scritto un progetto per un'azione che
non era adeguata, capito? Però correggi il tiro la volta dopo, capito? Avete altre domande o quesiti, commenti? Va bene, mi sembra che sia un po' tardi, forse ci fermiamo qui, se per voi va bene.